Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il canale YouTube. Le Ali del Bruco torna nella veste di co-conduttrice, ma ormai diciamo è anche lei una colonna portante del nostro canale, Samantha Liadi, che ci ha portato un ospite molto particolare. Io ho visto un po' i suoi prodotti fatti su YouTube, sono davvero molto interessanti. Sicuramente mai titolo è stato più azzeccato di questo, teorie dirompenti, ma lascio subito la parola all'amica Samantha per saperne di più. Samantha. Buonasera. Buonasera Buonasera, intanto grazie come al solito di Francesco. essere con noi, di proporci sempre questi ospiti assolutamente interessanti. Allora, Samantha, questa sera chi abbiamo? Perché l'hai contattato e perché hai pensato che potrebbe essere utile arricchire i contenuti che noi già forniamo, insomma, agli amici da casa? Allora, Francesco, questa sera grazie di sempre per ospitarmi, ospitarci, si sta veramente bene, c'è un'energia stupenda nel tuo canale. Dopo l'ultima live, wow, wow, che meraviglia. Dunque, Alex Semiase sarà una sorpresa, lascerà tutti a bocca aperta. Lui è un ragazzo che, cito due film, sai che io cito sempre qualche opera d'arte Ovvio. per descrivere gli ospiti che ti porto. Due film che tutti abbiamo visto, uno è L'attimo fuggente, dove c'era questo professore che era un visionario, andava al di là della siepe e insegnava come se si rapportasse a delle anime e non a degli studenti. E l'altro film che cito è Into the Wild, quel meraviglioso, tutti abbiamo invidiato il protagonista di Into Assolutamente. the Wild perché era lasciandosi alle spalle il sistema, le sovrastrutture, le bugie, le falsità, eccetera, eccetera. Immerso nella natura, ha iniziato a vivere in maniera armonica con essa. Ecco, Alex è questo, è l'unione di un insegnante che tutti vorremmo avere o essere, perché sai che io ho sempre insegnato, e avere quell'armonia e quell'affinità con la natura dove lui è costantemente immerso. Quindi, signori e signore, ecco a voi Alex Semiase. Oh, e finalmente lo incontriamo e lo conosciamo. Ciao caro Alex, intanto grazie Ciao di aver Francesco. accettato il nostro invito, quello di Samantha, io so che ti ha costretto. Grazie a voi veramente, grazie a te Francesco Samantha, è da un po' che mi chiedeva questa intervista e grazie a tutti gli ascoltatori che avranno la pazienza di ascoltarmi. Ce l'avranno. Allora, prima di Allora cominciare, Alex, aspetta un attimo, ti rubo solo un minuto, prima di no, cominciare. prego. Volevo, sì, naturalmente vi lascio subito la parola, però mi corre l'obbligo segnalare che sta succedendo qualcosa di assolutamente insolito sul nostro canale, vi rubo un secondo. Non so per quale ragione, ma YouTube continua a bannarci i video che pubblichiamo. Insomma, vi faccio vedere quello che sta succedendo, così potete un po', insomma, prendere le misure anche voi e regolarvi. Intanto, per un periodo ci hanno messo sotto shadow banning e i nostri video non venivano in alcun modo indicizzati, neanche se ci mettevate, insomma, il nome corretto del titolo, non arrivavate sul nostro canale. Quindi tutto il lavoro di divulgazione delle informazioni lo state facendo voi, condividendo sostanzialmente i link personalmente dentro i vostri riferimenti. Di questo vi ringrazio moltissimo. Da quando poi abbiamo tolto la monetizzazione per migliorare la qualità, la fruibilità dei video, YouTube ha ritenuto che probabilmente i nostri video non sono più interessanti e non li propongono tra i suggeriti, tanto non ci possono mettere pubblicità, quindi non vengono monetizzate né da noi né da loro, e quindi non, questo tipo di attività non gli torna utile. E l'altra cosa che è assolutamente disdicevole, ve la faccio vedere, eccola qui, ci hanno bloccato adesso l'ultimo video fatto, Il destino di ti troverà, quello con Piero Aragone. Non sappiamo, non abbiamo capito per quale motivo sta succedendo questa cosa, però sappiamo, abbiamo visto che questa è la condizione. Tra l'altro, se quando vado a cercare i termini del perché di questa cosa, come potete vedere, dice in questo video è stato contrassegnato come privato da YouTube. Se vado a fare ricorso, incredibile. Guardate un po' che cosa succede, il ricorso non è disponibile. Cioè, siamo in un vicolo cieco dentro la quale non c'è soluzione. Decidono loro che cosa si può vedere e cosa no.
Non ti dicono nemmeno, ti prendono in giro dicendo di sì, puoi fare il ricorso, poi vai a fare il ricorso, ma ti dicono che il ricorso non è disponibile. Quindi chi ha visto quell'episodio avrà visto che nulla, non c'era nulla, neanche una, non parolaccia, parolina fuori posto, non sappiamo perché, però se insomma lo cercate e lo andate a trovare, sapete che questa è la condizione. Detto questo, ritorniamo a noi, speriamo che ci chiudano il canale il prima possibile, così mi libero da questa sedia e faccio altro. Finalmente mi dedico a qualche cosa più interessante. Detto questo, a voi, Samantha e l'Alex. Che antipatici, Francesco, da non invitare alla festa. Senti, proprio quelli che alle medie non si invitavano mai, Sì, sta gente qua, dai. Allora, Alex, tu prego. Samantha, scusami, però volevo dire una cosa all'inizio prima della domanda. Volevo ringraziarvi per questa opportunità di questa intervista perché di solito io uso questo metodo qua. Quando ho troppe informazioni, l'unico modo per svuotare il mio server interno è quello di creare un documentario e fare dei video. Siccome in questo periodo non stavo facendo video, è arrivata la vostra richiesta di intervista, quindi io riesco a svuotare le informazioni che ho accumulato e in questo momento, diciamo, voi siete l'hard disk mio esterno, così io posso riempire ancora i contenitori di altre informazioni. Quindi io quando faccio i video, le interviste, mi servono proprio, è terapeutico per svuotarmi e ricaricarmi. Quindi è perfetta questa intervista. Ero proprio in burnout cognitivo in questo momento. Allora, stiamo Grazie. facendo vedere naturalmente il tuo canale YouTube al quale assolutamente vi consiglio di fare almeno un passaggio, meglio ancora iscriversi come faccio io in questo momento e non ho fatto prima proprio perché lo volevo fare in diretta. Per suggerire questo, attivate anche la campanellina come al solito Grazie. su tutte le notifiche, anche su quello che riguarda i commenti e poi guardate un po' del materiale che c'è presente dentro perché è tutto assolutamente stra interessante. Allora, Samantha. L'hai detto giusto, Francesco. Alex è stra interessante e secondo me questa puntata non basterà. Ci proviamo. Diamo un'infarinatura della sua conoscenza. Alex, come ho detto precedentemente, è laureato, è un insegnante, un educatore, ma lo fa in maniera eccellente, parola dei suoi studenti. Ma la cosa incredibile sono gli studi di quest'anima. Lui è un iniziato della strada. Ora farò parlare Alex. Alex, quando hai iniziato a studiare queste cose che sono, ve ne accorgerete, completamente controcorrente a tutto ciò a cui noi siamo sempre stati programmati. Prego, Alex. Allora, grazie per l'iniziato della strada, figurati, sono l'ultimo lasciamo perdere. Diciamo che quello che ho capito adesso sono due le cose che ho capito, che non so nulla e la consapevolezza di non sapere nulla. Questo è molto importante, sembra un gioco di parole, però non sapere qualcosa e non sapere di non sapere è una cosa, ma non sapere una cosa e sapere, prendere coscienza di non sapere nulla, questo vuol dire già girarsi dalla parete dove ci sono le proiezioni e accorgersi che c'è qualcuno che ci proietta una falsa realtà. Quella presa di coscienza è importantissima. Prima ancora di uscire dalla caverna è sapere che non sappiamo nulla e io ho dovuto fare questo percorso. Alex, scusami, dovresti riposizionare il microfono degli auricolari, fa uno strano ronzio. Prova a toglierlo e rimetterlo. Sì. Prova a Ok, mi parlare? sentite? Sì, Mi perfettamente. Ok, sentite? adesso sì, perfetto, dai. Ok. Ma non si è sentito prima? No, si è sentito, ma facciamo un ticchettio strano. Adesso va bene. Ok, veniamo un po' a rispondere alla domanda della nostra Samantha. Io ho iniziato, diciamo, da piccolino. Dobbiamo fare un percorso. La premessa è doverosa, se no la gente qua dice, ma questo qua si è svegliato una mattina e ha deciso di mettere tutto in discussione così, per sport. Invece non è proprio così. È una ricerca che va avanti da quando ero piccolino. Da piccolino mi arrampicavo sempre sul divano a casa mia e andavo a prendere i mille perché era un set di enciclopedie che aveva comprato mia mamma, era più pesante di me, ogni volta lo prendevo e lo sfogliavo al contrario, però mi piaceva, io ho sempre letto i libri al contrario e qualcuno a casa dirà ho capito perché non hai capito nulla, leggevi i libri al contrario, era però da piccolino non sapendo leggere mi guardavo sempre i libri al contrario. Crescendo poi mi sono appassionato alle stelle, mi hanno regalato telescopi.
E sono sempre stato un appassionato di stelle, di astronomia, anche di UFO, perché ero molto interessato al fenomeno alieno, moltissimo. E adesso vi voglio far capire come sono giunto a unire i puntini, perché cos'è che è successo adesso? Praticamente io ho fatto tantissime ricerche negli anni, ho iniziato nel 2010 ad andare giù veramente pesante, però io non capivo per quale motivo andavo a ricercare certe cose. Vi dico una cosa, ho iniziato subito mi sono appassionato tantissimo con la cimatica, no? Il potere della forma, del suono, e quindi ho cominciato a fare degli esperimenti con la cimatica. Smontavo le casse del mio computer, le giravo, creavo con del fluido non newtoniano dei fluidi da mettere sopra e vedere come reagivano con i suoni. Prima che venisse tutta fuori la faccenda della cimatica, siamo qua nel 2010, ragazzi. Da lì ho cominciato a studiare Pierluigi Ghina, ok? Perché mi affascinava sta cosa qua. Del moto rotativo, del moto magnetico, del fatto che lui riuscisse facendo girare delle pale ad avvicinare delle nuvole, ad allontanarle. Da lì sono finito poi a Fibonacci, ai frattali e alla sequenza aurea di Fibonacci. Da quel collegamento, siamo sempre nel 2012, sono finito a Gustavo Adolfo Roll, Aspetta, aspetta, ok? aspetta, aspetta un attimo. Allora, guarda, forse è il microfono che penzola e batte prova a fermarlo da qualche parte. Prova a parlare adesso, vediamo se il fatto. Pronto, mi Pratta. senti? Vedi, è perché ti Pronto? batte. Sì, bravo. Sì. Esattamente, è perché batte sulla cerniera e quindi fa un fastidio. Prova a fermarlo da qualche parte con una spilletta per non farlo battere, perché se ti batte sulla cerniera della felpa Ok, fa allora rumore. aspetta un attimo. Sì, Aspetta. vai, vai tranquillo. Vai tranquillo. Samantha, allora cara, Dimmi. hai già dalle premesse sembra assolutamente interessante. Poi mi farai, insomma, mi devi dire quale vie, quale percorsi usi per trovare persone con tanti percorsi di ricerca alternativi. Sì, aspetta che. È facile, tutto ciò che dice Wikipedia io faccio il contrario. Tutti i video che vengono rimossi da YouTube per me sono Sì. interessanti. Ah, Io, perché? allora, il sistema, posso dirti una cosa, Francesco? Sì. Il Vai. sistema è prevedibilissimo, è il Sì. sistema che mi dice dov'è la verità. Ciò che Sì. lui scarta e adombra vuol dire che c'è il vero. È elementare. Infatti, elementare Watson. Va bene, vai, andiamo, vediamo se adesso ci siamo, come. Mi sentite meglio adesso? Vai, Sì, prova a sì. Mi parlare. sentite meglio adesso? No, è proprio questo microfono che gracchia, guarda. È questo auricolare qua che non va benissimo. Va Non va bene, dai, bene. va bene, Vabbè, dai. ma se no lo tolgo, lo tolgo. Prova senza, prova senza. Togli. Sì? Prova a Pronto? Mi parlare. sentite? Mi Sì, senti? sì, sì. Sì? Sentiamo un po' di frastuono nella stanza, ma va decisamente meglio così. Dai, teniamolo così. Bene. Ma se no Vai. proviamo questo. Aspetta. Aspetta un attimo, abbi Sì. pazienza, però io non sono abituato a queste Non cose ti qua. preoccupare, vai tranquillo che siamo in compagnia, non succede niente, tanto è preferibile perdere qualche secondo adesso, ma avere una qualità di audio dello streaming decisamente migliore, così le persone poi la possono ascoltare. Allora, Ok, com'è? fammi sentire, fermati un attimo, prova a parlare. Mi senti adesso? Bene, d'accordo, Sì. ok. Ok, vado Vado, avanti? vai avanti, sì. Vai. Allora, praticamente quello che stavo dicendo è che sono arrivato a delle ricerche a studiare dei personaggi, però non capivo per quale motivo io studiavo tutte queste cose qua, questi personaggi qua. Nel 2016 cos'è successo? Questi puntini si sono illuminati e si sono numerati, quindi pian piano ho cominciato semplicemente ad unire dei puntini creando un mio quadro personale che mi ha dato un po' di... Devo togliere questa cosa qua. Ok. Ok, parlo così che è meglio, anche se si sente l'audio, dai. Va bene. Libero da tutti sti cavi, non ce la faccio Vai veramente. tranquillo, va bene. E quindi cosa è successo? Sono arrivato a unire un po' di puntini, allora mi sono occupato ultimamente di studiare un po' il fenomeno di Fibonacci che tutti conoscono sicuramente, uno può dire
ancora con questo Fibonacci? Ho capito però delle cose rispetto alla spirale aurea e a come si esplica nella natura. Nel frattempo io insegnavo anche, quindi cercavo di implementare le mie scoperte in modo dedicato anche ai ragazzi delle elementari e delle medie. Facevo delle lezioni di astronomia, per 20 anni ho fatto delle lezioni di astronomia a ragazzi delle medie. Ogni mercoledì avevo un pubblico di 100 persone e raccontavo in questa stanza che mi ero creato, tutta blu con tutti i pianetini appesi, tutta la storia dell'astronomia. Però nel frattempo a casa smontavo le casse e facevo anche delle sperimentazioni di cimatica rispetto al potere della forma. Allora avevo preso dei sifoni del gabinetto e alla fine avevo messo un palloncino creando una membrana. Poi mettevo sopra del sale e con la voce creavo, con le vocali, creavo delle forme, dei frattali. Però siccome ero stonato non venivano fuori le forme, però mi mandavano i vigili perché avevo attaccato tutto alle casse e quindi da casa mia uscivano fuori dei suoni, delle frequenze che la gente giustamente diceva, che cavolo sta succedendo? E quindi facevo tutte queste cose qua. Ultimamente è venuta fuori tutta questa cosa della cimatica, ma io già nel 2010-2012 ero lì che macchinavo a fare queste cose. Poi mi sono avvicinato a Tesla e quindi ho cercato di costruire un motore magnetico e un po' di cose. E mi sono già perso, che bello. No. No, va bene, va benissimo così. Questo è il percorso di, diciamo, di iniziazione alle realtà alternative che ti hanno affascinato. Detto questo, ho visto che tu anche nel canale hai prodotto una serie di documenti e soprattutto un documentario di cui abbiamo una clip. Se vuoi la facciamo vedere, che è quella che ci Sì, introduce sì, vai, vai. però prima della clip volevo, perché Sì, sennò poi finiamo vai, subito vai. in quel discorso, perché io stasera non vorrei parlare solo di quell'argomento, perché ormai lo trattano tantissimi, tante persone, tanti YouTuber, quindi non vorrei appesantire, vorrei parlare un po' di tante cose. In queste ricerche che ho fatto, ho affrontato questi anni, mi sono soffermato sulla sequenza di Fibonacci, no? Che è presente in natura ovunque, no? Nella pigna, nei semi del girasole. Nel cavolo romano, in tutta la natura è presente questa spirale aurea che è seguita dalla sequenza di Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Io queste cose qua le insegnavo ai ragazzini delle medie e ai bambini delle elementari. Io quando facevo matematica, invece di stare in classe, allora di matematica li prendevo e li portavo nei boschi, li facevo raccogliere delle pigne, li facevo vedere come si sviluppava la rosa della pigna e intanto spiegavo a loro la sequenza di Fibonacci, che non è difficile, no? Devi sempre sommare i due numeri precedenti e ottieni la sequenza di Fibonacci. I bambini in quel momento facevano matematica, ma in un modo diverso. Era un po' difficile spiegarlo alle mie colleghe, però i risultati erano ottimali. Perché i ragazzini erano contenti di fare matematica, i genitori super contenti, i colleghi, le colleghe non è che capivano molto quello che cosa facessi, però io cercavo sempre di trasmettere queste conoscenze ai ragazzini, perché tutte queste cose di Fibonacci le conosciamo tutte, ma ai bambini noi non ce le insegnano. Invece dovrebbe essere materia di studio, perché è il principio del tutto, questa cosa qua di Fibonacci. Cosa è successo poi? Perché questi girasoli hanno i semini e seguono sempre una spirale aurea? Perché il Nautilus compartimentato si sviluppa e si esplica in quel modo? Perché? Per quale motivo? Tutti conoscono la sequenza di Fibonacci, ma per quale motivo? E allora, già in quel periodo, avevo collegato Fibonacci a Pierluigi Dina col moto rotativo e gli studi che faceva lui con le lumache, ok? Lui ha fatto tantissimi studi con le lumache, capendo che la spirale della lumaca prendeva l'energia spirale del sole. Infatti poi la lumaca cosa fa? Si gira e diciamo, il guscio lo rivolge verso la terra, creando una spirale contraria che scarica a terra. Le lumache, infatti, se voi andate a vederle, di notte dormono col guscio rivolto verso terra, di giorno invece prendono l'energia del sole, ok? E facevo questi studi qua. Cos'è che ho capito adesso? Mi si sono illuminate un po' di lucine, ho numerato. Secondo me, questa forma spiraliforme avviene perché esiste l'etere. L'etere che cos'è? Adesso tutti sappiamo un po' la nomenclatura dell'etere che viene attribuito alla mitologia, questo, diciamo, questo oceano e questo cielo sopra i luminari, ok? Un'area dove
gli dèi si cibavano, no? Era classificato così l'etere. Però l'etere è una cosa importantissima. Invece è stato poi, diciamo, declassato a pseudoscienza quando dovevano far quadrare la relatività generale di Einstein. Infatti, Wilhelm Braik, uno degli scopritori dell'etere e dell'orgone, ebbe anche tantissimi incontri con Albert Einstein. Fece degli esperimenti con Albert Einstein, però in quel momento Albert Einstein stava lavorando alla sua gravità e alla relatività generale, che cozzava con il concetto di etere. Quindi etere e gravità e relatività generale non possono coesistere. Quindi l'etere è stato un po' messo in cantina, ma è la verità del tutto. Noi siamo compresi e viviamo in questo fluido eterico, ok? Addirittura gli scienziati di adesso che fanno delle sperimentazioni con l'etere e gli orgoni per avere le sovvenzioni dagli stati per poter fare anche delle conferenze rispetto all'etere non lo possono chiamare etere perché sennò, sai, la comunità scientifica non gli piace, no? Allora loro hanno trovato un trucchetto, la chiamano ZPE, Zero Point Energy, punto zero di energia. Questo fluido nel quale tutti noi siamo immersi è il principio del tutto, non ha massa ma permea la materia, l'etere. E cosa fa? Va a dare l'imprinting perché si esplica, si sviluppa a spirali vorticosi, ok, eterici. Sono spirali, praticamente il girasole, la lumaca, tutte diciamo, quegli elementi della natura che hanno quella forma lì, è proprio perché è l'imprinting che riceve dall'etere diventano praticamente degli accumulatori organici, le margherite, il Nautilus e tutte queste forme a spirale e prendono questa forma a spirale, ok? Questo è molto bello, interessantissimo. Addirittura facevano gli esperimenti con la camera oscura, la camera nebbia per vedere il colore dell'etere. L'etere a livello del terreno ha un colore verde, cioè, e questi scienziati non lo dicono, ma si fanno aiutare da raddomanti, sensitivi e comunque persone chiaroveggenti che riescono a vedere l'aura. L'aura che cos'è l'aura? L'aura è semplicemente il campo eterico attorno a una persona e in base a come tu sei allineato ha una frequenza vibratoria di colore, ok? E hanno visto questi sensitivi il colore dell'etere alla base della terra ed è verde. La natura è verde, non perché è verde a caso. Perché c'è questa cosa qui, in quella frequenza di colore vibratoria si esplica nel colore verde, che è il principio del tutto. E da qui mi sono collegato a Gustavo Adolfo Roll Sì, nel la 2011. legge, la tremenda legge di cui era venuto a conoscenza, Bravissimo, che il lega colore la quinta verde. musicale, il colore verde e il calore. Bravissimo. Ecco, io tutte queste cose le facevo un po' ad incam nel 2012, però poi ho capito adesso che sono tutti collegati perfettamente. Sì, È aggiungiamo un altro incredibile. elemento, per esempio il verde, il viridas di Santa Hildegarda di Bingen, era il colore con cui lei Esattamente. preparava le. E Ahimè. quindi è questo. Diciamo che è molto bello. Praticamente cosa succede? L'etere si può raccogliere. Allora, noi siamo immersi in questo fluido, Samantha, ok? Uso la metafora di una pioggia estiva, piove, ok? E l'etere è un po' come la pioggia. Se io voglio raccogliere la pioggia, cosa creo? Delle grondaie che incanalizzano l'acqua in un punto. Quindi l'acqua può avere una massa e un'energia, perché posso fare girare delle eliche, ok? Attraverso delle grondaie. L'etere nel quale siamo immersi lo possiamo raccogliere. Con cosa? Non con delle grondaie, ma con delle antenne eteriche, ok? Basterebbe una pallina di polistirolo con quattro stuzzicadenti e quella diventa già una piccola antenna eterica. Attraverso degli studi hanno osservato l'accumularsi di energia eterica organica attorno a queste sfere con delle lenietti. Ok? Noi stessi siamo delle antenne eteriche. Quando ci mettiamo a meditare e praticamente noi ripetiamo un mantra, il mantra non è altro che la rappresentazione verbale, vocale di un'espressione grafica che è un mandala, ok? Noi ripetiamo quella parola lì che è un mandala, ok? E noi praticamente in quel momento risuoniamo, ma non è fantasia.
L'etere praticamente ti va a risvegliare tutti i chakra e tu diventi un'antenna eterica. Perché l'etere è stato un po' declassato? Anche perché, diciamo, l'etere non è solo una cosa, un'energia biofisica, bioenergetica, c'è qualcosa di psichico all'interno dell'etere, cioè si può anche controllare, è una cosa divina, ok? È come, infatti c'era la diatriba un po' tra il problema meccanicistico di Cartesio, che praticamente il corpo è separato dallo spirito, quindi l'etere. Invece l'etere è un po' tutte e due, secondo me. Dio è l'etere, cioè si esplica attraverso l'etere. Non lo so, vabbè, scusate, No, no, va benissimo così. Va benissimo così. mi sono un po' perso, No, no, scusate. no, va benissimo, va benissimo. No, Allora, no, abbiamo capito bene l'importanza di questo quinto elemento. Assolutamente. Poi, tra bravo, il l'altro. quinto elemento, bravissimo, era quello che non mi veniva in mente. Il quinto elemento è l'etere, praticamente. Assolutamente. E andrebbe studiato tantissimo, addirittura oltre, come si chiama, Willem Brake, che lavorò, cioè, c'era anche Victor Schauberger, che praticamente è un altro che costruì degli strumenti organici e lavorò anche per il Terzo Reich, per Hitler, venne obbligato a lavorare per lui. E sapete chi è Victor Schauberger? Tutti sanno, quelli come noi che fanno un po' di ricerche ultracomplottistiche, avete presente quei dischi volanti a levitazioni che si vedono sempre Certo, alle no, no, ma creature? li abbiamo avuti sul canale gli ospiti che hanno Ah! parlato di questo, sì, assolutamente. Ok, e allora non mi ripeto allora. No, 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 Va bene. assolutamente. Va A bene. questo Allora. punto potremmo aggiungere, diciamo, sicuramente tra le figure che in Italia ha avuto, che ha attenzionato di più il discorso dell'etere, è Todeschini, un altro Todeschini, scienziato. certo, il Marco bergamasco Todeschini, Todeschini, che sì. probabilmente Einstein qualcosa si è ispirato a Todeschini, Sì. probabilmente. Sì. Senti Alex, io volevo chiederti, è molto affascinante sentir parlare Alex, vedi Francesco, perché lui ha questa conoscenza vera, profonda, ma anche genuina. Si vede che è una persona che vive immerso nella natura, cioè ha la E bellezza lo negli occhi vedremo, della dopo lo meraviglia. vedremo. Ha la bellezza degli occhi, della meraviglia di raccontarti qualcosa di cui lui ama follemente. Io questa cosa la trovo meravigliosa. Non è un ripetere una nozione, pardon, è un vivere la sua conoscenza, un valore aggiunto. Alex, senti, io ti devo chiedere una cosa che ho scoperto da te, non sapevo prima, di questa storia. Adesso salto un po' di pane in frasca, ma per far vedere anche a chi ci segue quanta conoscenza hai, una conoscenza dirompente nuova e non noiosa. Ci vuoi parlare del Great Reset? Cioè, si è sempre sentito parlare di questo reset, che l'umanità è stata azzerata e si è riniziato tutto da capo nel momento in cui le persone prendevano troppa consapevolezza, un po' sgamavano come funzionava il gioco, detto proprio volgarmente. Quando noi iniziamo a diventare un po' troppo sgamati o scafati, ops, qualcuno ci ripulisce, è Alex, e si rinizia tutto da capo. Io pensavo che questo reset fosse avvenuto molto tempo fa. In realtà, attraverso un tuo documentario che è bellissimo, e lo si può trovare sul tuo canale Alex Egnase, tu dai una nuova teoria che è veramente affascinante. Ce ne vuoi parlare? Allora, aspetta, aspetta. Ci vediamo la clip che ci aiuta a entrare in Ok. questo meccanismo. Nel frattempo, Alex, rimettiti l'auricolare perché comunque il gracchiare c'è lo stesso, ma con l'auricolare ti sentiamo meglio. Per cui non è un problema. Nel frattempo che io mando la clip, tu ti rimetti l'auricolare che avevi prima. Allora, andiamo avanti con la nostra clip, ci chiudiamo le telecamere e ve la consiglio di vedervela perché ci aiuta moltissimo a entrare in quello che è l'argomento di questa sera. Dunque, vediamo un po'. Eccola qua. Qualche secondo per partire. La stiamo caricando. Thank you.
Ok, ci siamo benissimo, ben recuperati qui. Ok, ci siamo benissimo, riattiviamo le nostre telecamere. Eccoci qua. Allora, abbiamo visto qualcosa di molto particolare che apre a scenari assolutamente inediti. Tra l'altro, io l'ho visto questo documentario sul tuo canale e ha ragione Samantha, c'è da riflettere sopra. Ma a te la parola. Ok, mi sentite adesso? Mi va Benissimo, bene? vai, Sì, vai, alla ok. grande. Allora, io so benissimo che il pubblico di Le Ali del Bruco è un pubblico già bello avanzato, però magari si è collegato qualcuno e quindi ci vuole una piccola premessa. Allora, adesso per quello che diremo, voi fate finta di andare a vedere un film, state guardando un film di fantascienza o di Superman, o sono quelli dove vanno con gli astronauti sulla Luna. Fate finta che sia un film di fantasia, no? Non è che vi alzate durante la metà del film e dite no, usano il green screen per far volare Superman o quell'astronauta. Perché vi chiedo questo approccio? Non perché stia dicendo delle cose fantasiose, ma è l'approccio per poter ricevere delle nuove informazioni. Quindi vi chiedo questo lavoro, se avete voglia, svuotate tutti i vostri cassetti conoscitivi, li dovete tutti svuotare, perché se lasciate qualcosa, le nuove informazioni non trovano spazio per potersi ricollocare, ok? Quindi quello che dovete fare è svuotare tutto quanto. Poi decidete voi se è completamente un film di fantasia o c'è qualche perla che rimane in fondo, ok? Da trattenere per le vostre eventuali ricerche. Quello che vi chiedo poi, rispetto anche al discorso dell'etere e quello che farò, è quello di non credere a niente rispetto a quello che sto dicendo, ma di andare a fare delle ricerche. Io poi darò le informazioni e i link, ok? Vi chiedo di fare voi la vostra ricerca e rielaborare poi una vostra versione. Questa è la mia, e la mia è quella di altre persone che hanno fatto la mia stessa ricerca. Cosa fa il ricercatore? Prende informazioni dall'etere, quindi da persone che sono oltreoceano, da spagnoli e da italiani, ok? E ognuno poi cosa fa? La rielabora, la riguarda, la rimette a posto e questa è la ricerca, ok? Nessuno nasce che ha questa conoscenza. Le informazioni, secondo me, vengono calate dall'alto, sia dall'alto eterico che dall'alto anche di qualche personaggio, magari, perché. Mi chiedo io come dal 2016 adesso tutte queste persone abbiano queste informazioni. C'è stato qualcuno, qualcosa che le ha immesse nell'etere, ok? Questo volevo Sì. dire. Allora, rispetto a questo film, questo documentario, è venuto fuori che non sappiamo nulla, ragazzi, non sappiamo nulla. E quando si dice che la storia va riscritta, non perché la riscrive il vincitore per il 50%, no, è da radere al suolo tutto quanto, ragazzi. Ci hanno completamente mentito su tutto quanto il nostro passato. Hanno allungato e ci hanno appioppato la linea temporale con 1.000 anni, ok? E hanno contratto a piacimento alcuni eventi storici che magari sono avvenuti, esistiti veramente, ma loro li hanno dilatati o contratti, ok? Noi secondo me siamo adesso nel 1022, ma non secondo me, Anatoly Fomenko, Sì, matematico, ha fatto degli Russo. studi rispetto a questa cosa qui e lui ha visto che ci hanno messo 1.000 anni in più, ok? Però lui cos'è che dice? E io non sono d'accordo con Fomenko, lui dice che questo è avvenuto perché per un errore di trascrizione dei fatti storici, ok? Quindi i monaci manuensi quando scrivevano hanno sbagliato delle parole, poi questi errori si sono sommati in modo frattale nella storia, creando poi questo patatrac. Secondo me invece l'hanno fatta apposta, non è stato casuale. Quindi secondo queste teorie qua del Grand Reset, tra il 1500 e il 1600 sembra ci sia stato un reset sulla Terra, ok? Poi probabilmente sembra che ce ne sia stato un altro nel 1800, ma lì ho una mia teoria, perché anche tra noi ricercatori ognuno di noi dice la sua, no? Io ho rielaborato la mia, magari ce ne sono stati due o forse uno, ma una parte della Terra è stata scoperta dopo e quindi ancora nel fango, però era sempre del primo reset, quindi tra 1500 e 1600 c'è stato un reset, un mud flood. Però quando dico mud flood, questa alluvione di fango, non è un'alluvione che è arrivata dal mare o dall'alto, secondo me, vi dico secondo me c'è stata proprio una vibrazione della Terra, è come se avesse cambiato la frequenza e la Terra si è completamente liquefatta, ok? Facendo affondare gran parte delle città e gran parte dei palazzi di quel periodo. Infatti, dopo potremo anche accompagnare il mio discorso a delle immagini. E Ci ce sono le dei abbiamo. palazzi che
che sono veramente incredibili, ragazzi. Ci hanno praticamente nascosto una vecchia civiltà, una civiltà precedente. C'è chi la chiama la civiltà della Tartaria o in un altro modo. Comunque c'era una civiltà altamente tecnologica, avanzata, più di noi, ok? Che interagiva con l'etere. E qui mi riallaccio al discorso che ho fatto all'inizio del video. Perché è importante l'etere, l'orgone e tutta questa, diciamo, bioenergia? Perché le antiche civiltà la controllavano in modo libero e gratuito. I palazzi, ok, che abbiamo trovato, erano tutti affondati nel fango e continuano sotto. Allora, questa qua che cartella è, per Città esempio, deserte, Francesco? quale No, vuole? no, infatti, no, no. Oh, Vai, città fai frattali, vedere. quale No, vuole? una, no, un'altra, le di Rosone l'altra. Cimatica, queste. Queste qua, fai girare un po' queste. Allora, Sì. fermati su questa un attimo. Per esempio, questa qua è un palazzo, questa è una finestra a pelo terra e guardate intorno. Quel contorno, quel cornicione non è fatto per abbellire quella piccola finestra, quello prima era un portone che continuava sotto, ok? Perché mi dovete spiegare il motivo per il quale uno scalpellino, un architetto, mi deve fare un rosone del genere, una cosa così bella per una finestrella a pian terreno. Però prosegui un attimo, puoi andare avanti se vuoi. No. Di queste foto, solo queste, cioè, solo queste due. No, sì, Rosone. c'è una cartella che è Stratificazioni e Spicazzi, così l'ho nominata. È che io questa cartella non ce l'ho, è l'unica che non c'ho. Fammi vedere se. Allora, vai a. Sì, Prova a niente. cercarla io ancora nel. Su Telegram magari, eh. Esatto. E niente, è venuto fuori che i palazzi praticamente. Che tutti hanno tutti una stessa forma, hanno tutti, rispettano tutti uno stile che adesso noi abbiamo studiato neoclassico, romanico, imperiale, ma sono tutti uguali perché le stesse cattedrali, gli stessi palazzi li troviamo su tutta la terra, ok? Oltreoceano, in Italia, in Cina, in Messico, da tutte le parti ci sono sempre le stesse strutture architettoniche, ok? Cambiano un po' gli stili, ma la struttura è quella, ok? Abbiamo questi campanili enormi, queste cupole, ok? Le persone del 1600, del 1700, del 1800 non erano in grado di poter costruire queste cose. Non era proprio matematicamente e fisicamente impossibile. Se voi andate a vedere le foto di quel periodo, vedete la gente che gira col cavallo, col calesse e vive nelle case di legno. Ma quando mai trovavano il tempo di costruire una Sagrada Famiglia o un Duomo di Milano? O opere che adesso andremo a vedere. Non c'erano i mezzi per poterlo fare. È vero che sui libri di storia c'è scritto nome e cognome dell'architetto e qualche foto. Quando vedete delle foto e dei disegni, non sono le tracce della costruzione, ma sono restaurazioni, ok? Quindi ci siamo trovati questa nuova, diciamo, urbanistica dove è stata occupata. Noi ci siamo occupati le città e i grandi palazzi. Le grandi famiglie hanno occupato questi palazzi, però erano già costruiti, ragazzi. Però qui sarebbe, doveroso far Belle. vedere Allora, vediamo se riusciamo a recuperarne qualcuna qualche adesso. immagine. Vediamo, ci provo Lo so che perché la sembra cartella l'ho allucinante, ma scaricato, la cartella l'ho scaricata adesso. Allora, vediamo se la riesco a trovare. Sembrano un po' teorie un po' strane, ragazzi, però io per digerirle ci ho messo un po' di tempo, E non è ci che credo. mi sono svegliato stamattina e ho deciso così di credere a due video su YouTube. No, poi ho girato le città con un mio amico a guardare, a notare, ci cioè ho fatto osservazione sul campo e rimanete Allora, allibiti. bisogna convertirle perché sono in un formato che li devo estrarre dalla cartella zippata, quindi mi dovete dare un po' di tempo. Però Sì, ok. dai. Alex, dimmi. Alex, intanto volevo chiederti una cosa che da un po' che ci sto riflettendo. Tu hai detto, ho la mia teoria che nel momento del reset non è stato un elemento esterno come un meteorite oppure un'alluvione provocata, ma una vibrazione della Terra, una frequenza della Terra. Questo è molto interessante. Cioè, secondo te, dal punto di vista personale, perché la Terra ha emesso quella frequenza a cui è provocata una risonanza? Perché è
è una cosa logica. Se io ho una frequenza, produco poi qualcosa che risuona con quella frequenza. Cosa è accaduto? Perché la Terra, che è un essere vivente, Gea è un essere vivente. La Terra, la nostra madre Terra vive. Perché è arrivata quella frequenza lì? Cosa ha procurato quella frequenza lì? Aspetta, prima di farti parlare, ti voglio dire che c'è in atto una teoria molto affascinante che si chiama TRE, teoria della risonanza evolutiva. I padri di questa teoria sono Achille Damasco e Alessandro Giuliani, sono due ricercatori dell'Università di Napoli, a cui io mando un messaggio in bottiglia sperando che loro rispondano e magari ce ne vogliono parlare personalmente, in cui accennano a quello che hai detto tu. Cioè, a un certo punto c'è una frequenza, okay, particolare che è in assonanza con quello che io chiamo coscienza. È come se noi fossimo all'interno di una scatola, di un grande scatolone. Quando gli ospiti di questo scatolone e la scatola risuonano alla stessa frequenza, sono in risonanza, accade qualcosa. Ok? Bella, Che ne bella pensi, domanda. Alex? Bella domanda. Intanto sono arrivate le foto Sì, le vediamo una per una adesso. adesso arrivo, Samantha, eh. Però intanto facendole Sì. scorrere la gente può capire a casa più o meno di che cosa sto parlando. Si vedono proprio sotto che i palazzi continuano, ok? Quindi c'è un'incoerenza anche a livello strutturale, ok? Come la scienza spiega, guardate che roba, questo fenomeno? Lo spiega con la stratificazione. Ovvero che durante, nel tempo, scusate, durante, nel tempo c'è stato un deposito alluvionale, polviscolo, quello che volete, creando questa stratificazione. E a me sembra un po' una supercazzola sta cosa qui, vi spiego perché. Perché avvenga una stratificazione, una città deve stare deserta per almeno 100 anni, così che il deposito, ok, può creare una stratificazione, ma se le città sono vissute, non è che la gente vive la stratificazione, arriva un'alluvione sporca e non scopa, non pulisce, poi continua e dopo 3-4 anni si trovano a 5-6 metri di altezza e vivono la stratificazione loro. Cioè, dovrebbero abbandonare una città, dovrebbe essere abbandonata per un centinaio di anni, allora può avvenirsi il fenomeno della stratificazione. Questo può avvenire perché c'è stato un impatto immediato, istantaneo, ragazzi, ok? Non è possibile spiegarlo con la stratificazione. Lì mi chiedo come mai i geologi, i grandi studiosi, non arrivano ad avere queste idee, ok? Non capisco, cioè saranno anche più preparati di me, più intelligenti, ma come possono spiegare questi fenomeni con la stratificazione? Qui, ragazzi, c'è stato un reset, non si sa bene in quale periodo, che ha raso il suolo la Terra. Come è avvenuto questo reset? Con Samantha ci stavamo ragionando. Allora, ci sono stati degli esperimenti. Quando tu prendi della Terra e emetti delle vibrazioni, girando la manovella, se ti fermi a 0,5 comincia a vibrare, a 0,10 comincia a liquefarsi e poi se tu continui crei un'energia diretta dove può annichilire la materia e farla completamente sparire. Quindi secondo me hanno girato la manovella verso l'8 o il 5, liquefando la terra e facendo affondare tantissimi palazzi. Perché io dico che non può essere un mudflow dell'acqua caduta dal cielo? Perché abbiamo trovato fenomeni di stratificazione anche sopra colline, sopra montagne, dove ci sono grandi, diciamo, guardate questa immagine, ragazzi, è incredibile. Guardate che roba, Francia sotto continua. Cioè, fammi capire, a Parigi, Francia, per ottenere una stratificazione del genere vuol dire che in quella città per 200 anni non ha vissuto nessuno. Invece, a livello storico, non ce lo dicono questo, ok? Per avere una stratificazione del genere. Questo avviene perché c'è stato un reset immediato. Su quello hanno cominciato a costruire altre cose e altri palazzi invece li hanno lasciati ancora lì in presenza, diciamo, no? Quindi, cosa è successo? Che liquefando la terra, le basiliche e le chiese sono affondate anche sopra le colline. Quindi è per quello che io opto per questa teoria qua, il fatto della terra che ha vibrato. Io non penso che sia stata la madre terra, Samantha. Io, cioè, sarò un ultra complottista, ma io penso che sia stata indotta questo, sia stato indotto dall'esterno, da qualcuno, questo reset, ok? C'è qualcuno che conosce delle regole, delle chiavi, ok, rispetto a questo nostro piano terreno.
E ecco, queste sono domande che io posso fare solo ipotesi, perché tutti dicono: ma chi è stato? Ma prima di dire chi è stato, soffermati su quello che stai vedendo, che è già scioccante, e poi sapere chi è stato, non lo so, perché nella divulgazione scientifica e in questo ambito capita sempre questa domanda: cioè, tu fai, mostri queste cose alla gente che sono già scioccanti, e la gente dice: vabbè, ma chi è stato? Perché? Ma stai guardando cosa sta succedendo? È come se un detective entrasse dentro una casa, trova due corpi per terra, non trova il colpevole, l'arma del delitto, boh, allora non esiste più il delitto. No, i corpi per terra ci sono. Sarà noi poi col tempo indagheremo per trovare i colpevoli, ok? Quindi poniamoci anche con questo approccio. Guardate queste immagini. Svuotate un attimo questi cassetti. Ho capito che la scuola, la storia e i libri ci insegnano tutto quanto, ma alzate questa testa dai libri e cominciate a osservare le vostre città. Provate a guardare le vostre città e a dire: queste città sono state costruite da gente del 1700 col cavallo e il calesse. Andate a Milano in Corso Buenos Aires, andate in via Torino, andate a Torino o a Roma. Ma vedete delle strutture che l'essere umano ancora adesso non può costruire, e ci vengono a dire che queste costruzioni sono state fatte in periodi di pestilenze, pesti, guerre e povertà. Ah, ma ragazzi, va bene tutto, però qua siamo nella strettoia della clessidra, ci dobbiamo un po' fare due domande qua, perché non possiamo accettare tutto quanto così. E niente. Quindi, Samantha, non so se ti ho risposto. Però Sì. penso sia stato indotto questo reset. Un po' come quello che stanno facendo adesso, in forme diverse, non fanno arrivare l'alluvione, però c'è qualche entità superiore che controlla questo piano terreno, ragazzi. Cioè, non lo so, Ma questo siamo nel Alex, mondo delle ipotesi, Io mi attengo ai fatti, a quello che osservo. Sapere chi è stato, non sì. lo so. Alex, Dimmi. ma manipolare questa frequenza, ok, vuol dire anche manipolare molto probabilmente l'etere, ok, questa energia, cioè imbrigliarla e usare questa energia per un tuo scopo. Se tu riesci a intrappolarla in qualche modo e a metterla all'interno di un cubo, tu puoi decidere le regole che fanno funzionare questo cubo, capisci? Lo possiamo chiamare matrice, matrix. E quel Sì. verde che dicevi tu, guarda caso nel film Matrix, che secondo me è un documentario, quando Neo si rende conto di vivere all'interno di questa finzione, lui vede queste reticolo e verde, è di colore verde, guarda caso. Esatto, esattamente, esattamente. Qua altri Ma guarda esempi, un brava, po'. bravissima Samantha. Sì, va bene. Adesso vi faccio vedere anche le altre strutture, magari se ci sono altre cartelle Sì, io più importanti. Questa è la stratificazione, sto diciamo. dando fondo a quello che hai mandato in questa cartella, che era molto copiosa, non l'avevo vista, Sì, io, non è stato un errore mio, quindi. ma Poi ci ascolta, sono le un'altra città cosa, deserte anche, Alex. sono belle, dimmi. Ecco, le città deserte, la cosa che mi ha lasciato veramente a bocca aperta di questo tuo documentario, The Old World, sono le foto a mezzogiorno, all'una, alle due, in cui queste città dovevano brulicare di persone e sono assolutamente deserte. Sì, adesso ve le faccio vedere. Sì. E questo è incredibile, ragazzi, perché c'è stato un periodo prima della ripopolazione, perché poi è stata ripopolata la Terra. Non so se il reset è avvenuto tutto sulla Terra o in alcune zone della Terra, o hanno importato gente da altre terre fuori dall'Antartide. Io non lo so, però è stata ripopolata la Terra. Infatti ci sono delle foto dove la gente è lì che guarda questi monumenti come se fosse la prima volta, no? Le grandi, diciamo, esposizioni di Parigi, e lì presentavano le nuove città, dovevano ripopolare la terra. È incredibile. E ci sono delle foto di fine 1800, inizio 1900, completamente deserte, cioè è incredibile. Ma Qua, le stiamo vedendo. cioè, ce n'è una, questo è San Pietroburgo, Sì. incredibile. Cioè, fatemi capire come fai a costruire una. Guardate che roba, scusa, guarda che roba. Uno poi dice: no, sono alle 6 del mattino. No, perché poi dalle ombre si capisce che era in alcune mezzogiorno, le ombre degli alberi. Quindi sono fatte durante la giornata e non c'è nessuno. Addirittura ho letto un commento di una persona che ha detto: no, perché le macchine fotografiche di quel periodo in lunga esposizione potevano prendere solo oggetti fermi. Ho capito, magari la persona che si muoveva non la prendevi.
ma il lampione l'hai preso, uno che si stava fumando la pipa l'hai preso, lo dovevi prendere, invece non c'è nessuno. Ok, queste foto quando sono state fatte e per quale motivo? Sono molto misteriose. Io, guardate che roba, non c'è nessuno, ce ne sono ancora altre che sono incredibili, guardate, guardate qua che piazza, oh. Cioè, quando è fatta? Alle 6 del mattino stavano tutti dormendo, non c'era nessuno, non c'era nessuno, non c'era. Guardate, guardate che roba. Le città erano completamente da ripulire dal fango e completamente desolate. Pian piano si sono ripopolate le città. Io penso che i nostri bisnonni, secondo me, se facciamo una ricerca, non si ricordano neanche dei propri genitori, perché molti erano orfani tra la metà del 1800, secondo me. Però qua si apre un altro capitolo, un discorso che dovremmo fare in 1000 interviste. E guardate che No, roba, aspetta non Alex, c'è questa è nessuno. una curiosità che però dobbiamo tentare di sanare. Io so Questa è che vecchissima, sta foto. Dimmi. dopo il Great Reset ci sono queste misteriose fiere dove vengono posti dei bambini in queste misteriose fiere. Cioè, c'erano delle nursery con una quantità di bambini incredibili. Ma da dove arrivavano questi bambini? C'erano le incubatrici, voi dovete vedere le L'incubatrice. incubatrici di fine 1800, che roba. Ragazzi, allora io adesso magari volevo dirvi, io nel 2019 ho letto 1984, ok? L'ho letto Sì. tardissimo. No, dal 2019 adesso io sono incastrato nelle pagine di 1984 e rimbalzo tra 1984 e Aldous Huxley Un mondo dell'Omo, nuovo, ok? vabbè, Io stai vivo rovinato in... allora, scusa, stai rovinato proprio. Sono incastrato in quelle pagine, incredibile. Adesso vi dico tre frasi. Chi controlla il passato controlla il futuro, chi controlla il presente controlla il passato. Certo, Preciso, ragazzi, assolutamente. perché poi dovrò spiegare perché mai ci celano il nostro passato o ce lo confezionano con una serie di supercazzole. Per quale motivo? Non è che lo fanno così a caso, c'è un motivo, ok? E Samantha mi stava dicendo una cosa. Che cosa? Ecco. Quello delle incubatrici. Io ho visto questi documentari dopo il Great Reset nelle fiere. Perché c'erano tutte queste incubatrici con questi bambini? Che senso aveva? Infatti, ecco perché ti ho detto di Aldous Huxley nel Nuovo Mondo, che tra l'altro è stato scritto prima di Orwell, ok? Nel 1932. Orwell invece l'ha scritto nel 48, per quello 84, ok? Però Aldous Huxley va oltre Orwell. Tra l'altro noi Orwell l'abbiamo doppiato in questo periodo, vabbè. E lui parla proprio di queste incubatrici. Il sesso era proibito nel Nuovo Mondo e venivano creati bambini in queste incubatrici. Addirittura in queste incubatrici i bambini venivano allevate in base al tipo di vita che avrebbero dovuto svolgere. C'erano quelli alfa, quelli beta, quelli che dovevano lavorare venivano abituati nelle incubatrici con un clima freddo, ok? Gli altri con un tipo di musica, l'ipnoterapia, non mi ricordo come si chiama nel libro. Comunque. E venivano proprio creati in incubatrici. Quindi il nuovo mondo, e riallacciandomi alla tua domanda, Samantha, può essere quello. Il nuovo mondo è lì, è iniziato il nuovo mondo. Le persone le hanno portate un po' da fuori e un po' non so che cosa hanno combinato, ma avevano gli strumenti, le tecnologie per poter creare, secondo me, anche dei bambini farli crescere in incubatrici, capito? Non lo so questo, però ci sono queste fiere molto interessanti, Samantha, che parlano di questa cosa qui. Addirittura i treni degli orfani c'erano. Ci sono centinaia di foto dove ci sono questi treni pieni di bambini. Da dove arrivavano questi bambini? Ok? Allora lì ci viene da pensare un po' a tutti noi che facciamo queste ricerche, che siano stati le persone che hanno ripopolato il nuovo mondo. Ok? Ma non tutti sono stati resettati, però. Qualcuno secondo me è sopravvissuto. Infatti è stato internato negli orfanotrofi, sì, e negli asylum o carceri. Ok? Molte persone che invece ricordavano quello che era successo venivano internati in questi grandissimi. Ecco, bravo.
in queste grandissime strutture che erano adibite ad orfanotrofi o comunque a ospedali psichiatrici, no? C'era tutta una nomenclatura per attribuire la pazzia a una persona e farla andare là dentro. Secondo me erano le persone che non avevano risuonato a quella frequenza, erano rimaste sveglie e si erano accorte di quello che stava succedendo, no? E venivano internati, ok? Una parte. Lo so, è un po' confusionario come discorso, però perché sono tante informazioni, quindi vi invito veramente a fare le ricerche rispetto alla nostra storia passata, Beh, perché Alex, non è confusionario per niente. Se ci diamo un occhio intorno a quello che accade oggi, ci sono delle persone che, come dice Francesco, sono scafate e altre persone ipnotizzate. Se dovesse accadere in questo momento un reset frequenziale, io scommetto che poche persone, una percentuale, non si riesce a resettarle, rimangono sveglie. E la maggior parte, quelle ipnotizzate, sì. Cioè, è facile fare il calcolo, eh? Non c'è niente di fantascientifico, Alex, anzi, è quasi banale. Non pensi? ecco, sì, sono pienamente d'accordo. È ovvio che in questo momento ho dovuto, sono più ipotesi le mie, perché se prima io ho, diciamo, delle prove rispetto alle città nel fango, rispetto alla ripopolazione, e lì mi mancano un po' di elementi. Diciamo che sto cucendo e unendo i puntini adesso, però non ho niente di definitivo. Vi sto facendo una mia ipotesi, una mia rielaborazione Alex, teorica. posso buttartela lì? Il mio professore con cui collaboro, Giovanni Vota, che conoscete entrambi, lui mi ha insegnato molto bene la questione delle frequenze, che ne esistono solo due. Una di paura e sensi di colpa e l'altra di amore e gratitudine. Se tu stai sulla prima frequenza, sei fregato. Sì, Sei fregato. Capito? esatto, esattamente, esatto. E sono centrato qua, Sì, si può? va bene, va Ok. benissimo, va Sì. benissimo. Allora, adesso per chiudere un po' il discorso, volevo farvi vedere delle città frattali o se no Le città quelle di... frattali, sì, ce le abbiamo qui, a portata di Sì, mano, ecco, per eccole. esempio, rispetto a Fibonacci, alla forma spirale, tutto quanto, ci sono delle linee di energia sulla Terra, si chiamano ley line, no? Le hanno studiate est-ovest, sono delle linee energetiche, ok? Dove sono nord-sud e est-ovest, l'intersezione di queste linee creano il vortice eterico. Le civiltà del passato conoscevano queste linee di forze e costruivano le città rispettando queste linee di forze. E guardate che roba, questa è tutta cimatica. Sono accumulatori organici enormi che entravano in risonanza con l'energia eterica ed era tutto così semplice e che hanno disattivato tutto. È incredibile. Queste foto sono un esempio e una prova di quello che vi sto dicendo. Poi, ecco qua, questi sono gli esperimenti di cimatica, quanti ne ho fatti col riso, le vibrazioni, no? È incredibile, ma già nel 2008, ragazzi, tanti anni fa, guardate queste strutture, per quale motivo? Scusa, adesso non mi ricordo questa di dov'è, ma per creare una struttura del genere nel 1600, nel 1700, come si fa? Questo è un Sì, facciamolo circuito vedere. elettrico, questo è un circuito elettrico E e questo è il anche... labirinto di No, nomi. sì, questa è una basilica che ogni volta me lo dicono, me la dimentico sempre. Guardate che roba, è identico. Nella navata centrale di questa basilica c'è lo stesso principio di circuito. Perché le chiese e le basiliche, adesso torniamo a questi palazzi, erano accumulatori energetici eterici, ragazzi. Attraverso la cupola, attraverso la parte in alto delle chiese, si accumulava l'energia eterica che veniva convogliata all'interno della casa. Ok? C'è una cartella, Francesco, che si chiama Frattali, Città Rosoni, 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 Rosoni. Ok, ok, eccola, trovata. guarda. Allora, aspetta un attimo, queste invece sono forme di cimatica, cioè sono vocali, ogni parola, ogni vocale esprime un frattale diverso, ok? Ora andiamo a vedere i rosoni. Ecco qua i rosoni delle chiese. I rosoni delle chiese erano accumulatori eterici che facevano risuonare questo vortice organico all'interno di queste strutture. In più usavano anche gli organi, che sugli organi potremmo aprire un capitolo di un'ora e mezza.
E guardate che belli questi rosoni. Sono tutti risonatori acustici, ragazzi, eterici, non acustici, ok? È incredibile. Secondo me il vetro lo hanno aggiunto dopo, ok? Per disattivarli. Infatti, tutte queste basiliche sono tutte state disattivate. Hanno disattivato i nostri palazzi e le nostre chiese, perché prima avevano un'altra funzione, non erano chiese, erano posti di rigenerazione, ok? Dove la gente stava bene. Non si ammalava, si curava, tutto come? Interagendo con l'etere, convogliando l'etere in energia organica, perché è l'energia vitale l'etere. Infatti ora gli scienziati non la chiamano più etere, ma la chiamano ZPE, punto zero di energia. È per quello, ragazzi. Io sono rimasto affascinato perché, ma un po' incazzato anche, perché veramente mi sono accorto. Ho dovuto svuotare tutto quanto, ragazzi. Purtroppo dobbiamo Certo. fare questa cosa qui. Dobbiamo svuotare i nostri cassetti perché sennò non riusciamo più a comprendere questo nuovo mondo. E partite da questo presupposto, ragazzi. Ci hanno mentito su tutto, su tutto, su tutto. Sì, in riferimento a queste linee, un po' di tempo fa ho incontrato una persona che mi ha fatto un ragionamento semplice e allo stesso tempo convincente. Sai, quando le cose poi diventano semplici sono sempre un po' più convincenti. Naturalmente in passato si avevano questo genere di conoscenze, ma come si faceva a individuare i punti in cui far sorgere una di quelle strutture che abbiamo visto? O qualcuno da fuori ti portava una strumentazione che insomma tu non avevi là, indigeno del posto, o comunque avevi una capacità di osservazione. In realtà questo signore mi diceva che le strutture in cui hanno fatto sorgere i templi antichi e le cattedrali dopo, eventualmente costruendoci sopra, venivano individuati dagli uomini del posto osservando il pascolo degli animali, laddove cresceva l'erba più verde e quindi dove le pecore e le capre andavano a cibarsi, era perché la terra esprimeva proprio in quel posto, in quell'area, maggiore concentrazione energetica e quindi rendeva l'erba più vigorosa. Gli animali questa cosa la sapevano e si andavano a pascolavano proprio in quel punto. In quel posto l'osservazione aveva indotto cioè in antichità a far costruire un tempio e poi sopra di volta in volta a far costruirci una chiesa, eccetera, eccetera. A questo punto mi viene, come dire, un po' più chiara l'idea che potrebbero essere veramente i risuonatori dell'energia eterica. Sì, usavano anche rabdomanti, cioè Sì, persone con legneto, persone che avevano una sì, sì, sì. discreta sensibilità verso il tutto e sentivano, ok? Niente di più magico, cioè niente di più strano, comunque Sì. funzionava così. Ah, anche perché l'etere non è solo una cosa bioenergetica, è una cosa psichica. Infatti Willem Brake fa tutti questi studi con la libido, perché lui era un allievo di Freud, no? Willem Sì. Brake. E addirittura il termine orgone arriva da orgasmo, perché è un orgasmo di vita, ok? Sì. Sì. L'etere è il principio di tutto, per quello che si chiama orgone. Da orgasmo, gli diede il nome per quello, perché faceva gli studi sulla libido e tutte le repressioni sessuali con Freud. Era una persona molto eclettica. E quello che dice te, Francesco, sì, costruivano, ma la cosa importante che la gente deve capire è che questi palazzi non sono state. Queste bellissime strutture non sono state costruite dalle persone del posto. Cioè noi Sì. andiamo a scuola, ci dicono che nel 1700 tal d'Italia ha costruito. Non è vero, non è vero. Questi palazzi sono stati fatti da un'altra civiltà. Sì. Addirittura, secondo me, era anche un po' più alta di noi, no? Lo vediamo anche nei portoni enormi. E qui c'è sempre lo svelto che mi dice, ma no, i portoni grandi servivano per far passare i carri. Sì, ok, ma se tu entri nella cucina di questi palazzi, le pareti e i soffitti sono alti 5-6 metri, ok? Quindi non è che entravano a cavallo in cucina per prendere la farina. Quindi il tuo discorso va bene per l'entrata, ma non per tutta l'abitazione. In questi palazzi abbiamo dei soffitti alti 10 metri, dei camini dove tu ci puoi veramente dormire dentro. Infatti i camini non servivano per metterci la legna. Facevano convertire dall'alto l'etere, il plasma e riscaldavano, irradiavano col radium, questo fluido plasmatico. Questo etere concentrato in un unico punto dava calore, dava. I camini dell'epoca, se voi andate a ricercarli, ce ne sono alcuni che sono mastodontici,
Capite? Ma poi fatemi capire per quale motivo un falegname doveva costruire un portone altro 15 metri, lavorarci per un anno e non lavorare più alle altre portoncini. Però lui viveva in una catapecchia con la porta di legno. A livello anche tecnico, strutturale, bisogna veramente farcela entrare questa cosa che ci hanno insegnato a scuola, ragazzi. È Sì. veramente, ci vuole tanto coraggio, ci vuole. Senti Io Alex, l'accetto più. vai, vai Samantha, poi No, scusate. mi No, 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 tu sei accodo. padrone di casa, dopo di te. No, è uguale, dai, vai, sei tu, io faccio il tecnico, tu sei la padrona di casa questa sera, vai tranquilla. Allora, la faccio veloce. Francesco, ti sei tolto le scarpe prima di entrare? Sì, assolutamente sì. No, la faccio veloce. Alex, tu hai detto che c'era uno strumento musicale all'interno di queste cattedrali, perché se tutto è frequenza, se tutto è vibrazione, nulla mai come il suono può essere potente per convogliare questa frequenza e riprodurla. Tu riconosci i miei studi sui 432 Hz che sto, a cui sto dando molta energia in questo periodo della mia vita e sto scoprendo delle cose incredibili. Secondo te lo strumento musicale, non a caso hai detto l'organo, ma che caso, che riproduce attraverso le canne un particolare tipo di suono, cosa serviva in quei luoghi, non chiamiamoli più chiese, ma rigeneratori dell'anima, servivano a curare. Quindi, qual era la funzione principe dello strumento musicale, in quel caso lì, secondo te? Un po' lei l'hai detto te, poi io posso fare delle ipotesi. Sicuramente era in relazione a tutta questa cosa dell'energia eterica e la funzione di queste cattedrali. Suonando determinate frequenze, secondo me si allinea, sì, l'etere reagisce in un certo modo e quindi si creava un flusso di energia positiva. Io non lo so, adesso sto facendo delle ipotesi. Però questa è un'ipotesi, il fatto che gli organi enormi nelle case, perché poi addirittura nelle case le troviamo, non solo nelle chiese, avevano una funzione diversa que da quella di suonare l'Ave Maria o la canzoncina, ok? Avevano un ruolo fondamentale, funzionavano ad aria, ad acqua. Ah, poi tra l'altro mi è venuta adesso un'intuizione, si chiama organo da orgone, secondo me, potrebbe, magari non c'entra niente, vi sto dicendo una cagata, però orgone, organo. Visto che l'orgone arriva da orgasmo, non lo so, ci potrebbe essere anche un'attinenza. Dopo mi faccio una ricerca. Però comunque Samantha, sì, sicuramente sono in relazioni a questa energia eterica che arrivava e veniva convogliata. Anche Tutto perché tu, vai, 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 Sammy, vai. hai parlato di Fibonacci. Io so che Fibonacci e Vivaldi erano molto amici. Io scovai un po' di tempo fa un ricercatore americano di nome Dollar, che era uno pseudonimo, il Eric quale era Dollar. andato in un Eric Dollar, non so se è il suo nome originale, era andato in una di queste chiese e con un organo a 432 aveva riprodotto le quattro stagioni di Vivaldi e so che alcune persone si erano curate all'istante. Non so dove è finito questo documentario, l'avranno fatto sparire per ovvi motivi, però vedi come tutto torna. Francesco, mi taccio, scusa. No, mentre tu parli io ho caricato già la sequenza della clip di Fibonacci. Se vuoi farla andare con la musica per tutti quanti, così almeno respirano un attimo, sarebbe anche bello. Cosa Va dici? bene, andiamo. Ci rilassiamo un attimo. Grazie.
ci siamo. Ok, era giusto per... Sì. Mi piaceva la musica di questo... Sì, va Questo, bene. diciamo, questo video lo facevo sempre vedere nelle classi quando facevo delle lezioni di Fibonacci, fluidodinamica, e quindi era l'apertura del mio laboratorio era far vedere questo video qua. A farci venire invidia di non aver avuto un insegnante come te, praticamente. Ma guarda che era bellissimo, facevo contare i petali delle margherite, dei fiori ai bambini, andavano in questo bosco e dovevano trovare la sequenza di Fibonacci, perché ci sono tanti fiori. Se voi contate i petali dei fiori, corrispondono alla sequenza di Fibonacci 13, 21, 34, o se no andavano a vedere i semini, venivano lì e facevano matematica e natura. Sapete cos'è, perché mi incavolo? Perché tutta questa cosa non viene insegnata nelle scuole, non viene insegnata, ma neanche nelle università. Se trovi il professore un po' strano, ti può parlare di Fibonacci, ma all'elementare bisogna insegnare queste cose qua. La matematica è nel tutto, il numero è nel tutto, non è che lo dico io, figurati, lo dicevano già gli antichi, no? Pitagora, per esempio. Però i ragazzini dovrebbero fare scuola in questo modo, Sì. ok? E invece no, ti raccontano come fa la vasca che ha 50 litri a perdere, quanto acqua perde se c'è un buco che ne esce 5 litri a seconda. Ma che me ne fotte? Ma al bambino dicevo ripara la vasca che ha risolto il problema, capito? Invece siamo ancora in questa scuola qui, capito? Ma sì! Fantastico, fantastico, Ma c'è, cioè, ma fantastico. veramente incredibile, è una perdita di tempo. Poi arrivi a 30 anni e non hai capito niente. Quindi, ragazzi, cerchiamo di trasmettere queste cose ai bambini. Per quello sto parlando in modo semplice, anche perché dobbiamo trasmetterlo anche ai nostri figli. Ci sarà il papà complottista che sposa queste teorie? Bisogna trasmetterle ai nostri bambini, perché il nuovo mondo ha bisogno di questi bambini. Le sappiamo noi, va bene, ma i nostri ragazzini dovrebbero saperle. E i bambini risuonano in una maniera incredibile, perché io non sudavo mai quando dovevo spiegare queste teorie ai bambini. Arrivavano perché la conoscenza era dentro di loro, perché noi siamo come le api, ragazzi, noi siamo come un seme che tende alla luce. Il seme non è che va all'università per capire come deve tendere verso la luce, il seme tende verso il sole. L'ape non va all'università di ingegneria per costruire le cellette in Fibonacci esagonale o sapere come calcolare la luce del sole per vedere la distanza dove è il polline. L'ape nasce già con la consapevolezza dentro di sé e noi siamo come le api, come il seme. Dobbiamo solo scavare un po' all'interno di noi stessi per capire le cose, smetterla di Ok. sognare verso l'infinito e guardare dentro di noi. Per quello che ci distraggono con lo spazio, perché così noi non guardiamo dentro di noi, ok? E la verità è dentro di noi e non devi andare all'università per scoprirla, ragazzi, eh? Questo ve lo posso garantire. Se tu prendi un bambino e lo metti su un'isola deserta e un altro bambino lo metti a Milano, li vai a ritrovare a 20 anni, li guardi e vediamo chi dei due ha più consapevolezza. Se quello che ha fatto 200 scuole ha vissuto in una città come Milano, se il bambino che ha vissuto 30 anni in un'isola deserta in mezzo alla natura. Io vorrei fare un esperimento del genere. Ok, allora dei commenti che stanno arrivando, lo possiamo dire, sono tutti, questo ormai è risaputo, chi viene su questo canale è completamente fuori di testa. L'ho detto prima nel preascolto ad Alex, mi ha detto va bene, se mi dici questo mi fai il miglior complimento possibile. Senti Alex, va bene, allora abbiamo avuto un quadro generale di quelli che sono i tuoi studi, i tuoi approfondimenti, le tue ricerche che mi hanno molto tra l'altro appassionato. Non diciamo che dovete per forza aderire a questa cosa, ma come ha detto Alex, andatevi a fare i riscontri, fatevi le vostre ricerche, verificate da sole. Detto questo, però, c'è anche un aspetto che mi ha molto affascinato del tuo lavoro, è che tu ad un certo punto hai deciso di mettere in pratica queste tue, diciamo, intuizioni, queste tue ricerche, costruendo delle vere e proprie, accanto a te, faccela vedere meglio, c'è una piramide. Ecco, sì, eccola qua. Oh, tu costruisci delle vere e proprie piramidi che hanno delle funzioni di cui adesso ci parlerai, ma soprattutto io vi voglio far vedere alcune immagini che ho messo da parte, perché lui sta facendo delle vere e proprie sperimentazioni. Ecco la differenza tra qualcuno che studia, ricerca come faccio solo io che perde tempo al computer e che non vedo l'ora di finire questa cosa per dedicarmi ad altro, e chi invece poi traduce in pratica, mette in pratica quello che è il frutto della sua conoscenza. Guardate un po' che vi faccio vedere. Alex ha creato un vero e proprio. Aspetta, scusami, Samantha, ci spegniamo un po', io e te.
Chiudiamo Sì. le nostre immagini per dare più spazio alle foto. Eccola qua. Ma C'ho queste anche sono le un foto. video. Sì, queste sono Fammi le vedere foto. prima il No, video, no, no, perché facciamo così. vedere prima. Aspetta, aspetta, poi lo vediamo il video. Così ce le gustiamo una alla volta. Ah, Allora, tu ok. hai creato un orto. Sì. Dentro l'orto ci sono una serie di strutture come queste, spirali. Questo è un erim di Echina. Sì. Ok. Esatto, ok, allora raccontaci di che cosa, nello specifico, che cosa si tratta, sì. Questo è l'erim, è un dispositivo di Echina. All'inizio dell'intervista parlavo delle lumache, Sì. l'energia che arriva dal sole e viene scaricata a terra. Sì. Ok? Questo è un erim energetico dove dà energia pulita e organica a tutto il campetto circostante. In più, Ok. ho riempito tutto il terreno con delle spirali di rame. Piccate nel terreno, magari nelle foto ci sono nei video, Sì. perché cosa succede? Come vi dicevo prima che la grondaia serve per raccogliere l'acqua, la sua forma a spirale, Sì. ok, serve per raccogliere l'energia eterica, cioè l'etere è come se gli piacesse questa spirale e si va a convogliare nella forma a spirale, ok? E, ecco, queste sono già una settimana dopo che ho fatto il video, perché in quest'orto qua l'anno scorso ho messo i pomodori, ma non ne è cresciuto neanche uno, assolutamente, proprio sono morti tutti quanti, non so perché. Avevo messo la mia ampolla subirrigante, che è un serbatoio di terracotta all'interno, che per osmosi si riempie e rilascia l'acqua, ma non mi era cresciuto neanche un pomodoro. Quest'anno ho detto, adesso lo rendo tutto elettrificabile e diciamo eterico e ho messo tante cose, no? Se vuoi far partire il Ok, video adesso faccio. andiamoci a guardare il video. Aspetta un attimo che ti rimetto a posto qui. Ma l'audio, se riuscito a estrapolarlo, ne parlo No, sopra. no, 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 ci parli tu sopra. Ok, Va orto. bene. Ok, fammi vedere qui. Ok, Ecco. vai. Ecco, purtroppo l'anno scorso io non ho fatto un video per farvi vedere che i pomodori non sono cresciuti, quindi mi dovete credere sulla parola. Quindi non è un esperimento scientifico, se proprio trovo il pignolo. Però, perché l'anno scorso non ho potuto filmare e verificare, ma quest'anno invece, guardate una settimana fa le piantine com'erano. Le foto che avete visto prima sono di una settimana. Dopo una settimana, ecco Queste le sono le spirali di spirali di. rame, esatto, ai quattro punti cardinali le ho messe nel terreno. E in più, oltre all'erime, a queste piramidi, sopra, in cima a tutta la struttura, ho messo una delle mie piramidi radioniche, organiche, sopra. Così speriamo che non me la rubi un corvo o una gazza, perché ogni volta vanno lì affascinati dalla luce che crea e spero che non me la rubino, perché ho dei corvi enormi in giro da casa Sì, mia. Secondo me riescono anche a aspetta che la prenderla. vediamo. Eccola Eccola qua. qui. Allora, Questa è una. generalmente questa piramide ha al suo interno un cristallo di rocca che tu invece hai tolto da questa struttura per, Sì. come dire, concentrare, convogliare l'energia organica lungo il palo che poi si disperde dentro il terreno. Bravissimi, bravissimi, perché cosa Ok. succede? Che l'energia organica, se ha un tessuto vegetale, si trattiene l'energia organica, ok? Sì. Il metallo cosa fa? La prende Questa è la l'energia struttura e di la cui rilascia. stavamo parlando prima, questa struttura qua. Esatto, Questa è l'ampolla subirrigante, quella lì, questa qui. Sì. Che questa qui, sì. Questa si riempie da sola praticamente quando piove. trattiene, che assorbe l'acqua quando piove e la rilascia Sì. gradualmente. E quindi non ha Gradualmente risparmia. necessità, non ha tanta Bravo. necessità di essere annaffiato questo posto. Bravissimo. Ecco, questo ho già fatto dei video, ho sperimentato che risparmi veramente tanti, tanti litri durante l'estate. È una tecnica egiziana antichissima. Io non ho scoperto niente. Io prendo le cose e le faccio quadrare un attimo. Penso che ne esista nessuna persona che abbia veramente inventato qualcosa. Hanno tutti scoperto qualcosa invece. E Sì. stavo dicendo che anche William Reich fece questi esperimenti e ha notato che i metalli trattengono l'orgone ma lo rilasciano in fretta. Invece i tessuti organici, che possono essere cotone e legno, okay, lo trattengono. Per quello che io ho messo il bastone sotto la piramide, okay? Sì. Per raccogliere energia attraverso la piramide e scaricarla a terra attraverso il vegetale che è il legno, che è un Sì. grandissimo accumulatore organico. Guarda, incredibile. Infatti, le strutture organiche che creava anche, come si chiama, Victor Schauberger, erano praticamente strutture con lana, legno e all'interno del metallo, così che
l'energia organica venisse trattenuta dal materiale organico e poi rimbalzasse all'interno della struttura attraverso i metalli. Ok? Sì. Belle le strutture organiche, poverini, le hanno tutti censurate questi grandi scienziati, così come Tesla, no? Sì. Quando le cose sono utili ti fanno passare come pseudoscientista, scientifico e via, Sì. ti rovinano proprio, ti rovinano. È per quello che non sappiamo nulla, nel 2022 non sappiamo nulla, e quello che sappiamo è completamente tutto corrotto. È per quello, perché non dobbiamo essere in risonanza e vivere sereni. Loro si cibano della nostra paura, della nostra vibrazione bassa e quindi ci hanno nascosto tutto quanto. Ecco, vi stavo dicendo, queste piramidi, vabbè, quando torniamo, puoi tornare anche su di me, su. Ci andiamo a guardare. Allora, chiudiamo qui, ci andiamo, aggiungiamo di nuovo le nostre telecamere. Alex, sì, tra l'altro stanno arrivando delle conferme, insomma, la nostra amica da casa Rossella ci dice che conferma, abbiamo salvato i Nespoli con le piramidi, è incredibile, quindi non è, diciamo, ti ho detto che qua su questo canale la gente è più che sgamata, però non, naturalmente quel tipo di funzionalità che tanto bene sembra fare alle piante non è che si ferma solo alle piante, immagino che tu l'abbia sperimentato, potuto sperimentare su te stesso. Sì, allora Sì, qualcuno a ecco. questo punto dirà se gli effetti della piramide sono quelli che stiamo vedendo, dov'è che si trovano queste piramidi? Grandioso. Allora, praticamente sta Anche piramide qui. Sì, vai Samantha, dici. Vai. Francesco, io devo dirti una cosa che farà sorridere tutte le persone che ci sentono, ma Alex lo sa, io ho una piramide, Alex me ne ha donata una e io l'ho Ah, no, no, usata no, non si può fare come. questa storia. No, 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 no. Allora, scusami, no. Dov'è? Dobbiamo fare un patto con Alex. Se torni, devo avere anch'io la piramide, così ti posso raccontare degli effetti in diretta. La voglio sperimentare No, pure aspetta, ti devo raccontare cosa mi è accaduto. Io l'ho usata come un portale per i desideri, ho scritto dei biglietti, l'ho messa sotto la piramide io. e la prima volta, non so se è la fortuna del principiante, presente quando vai al casino a punti, il numero, la prima volta vinci Sì. tutto? Beh, quel desiderio si è espresso. Allora ho chiamato subito Alex, ho detto, senti, adesso ti racconto cosa mi sta accadendo. Mi sembrava di impazzire perché continuavo a mettere desideri, foto, cose. Io la uso per curarmi. Quando l'emicrania la metto in testa, Sì. ci entro direttamente e ti posso garantire che l'emicrania mi passa. Sì. No, quella Sì, è non è meglio l'emicrania, sdraiarti, quella è però, la infatti botta quando. che ti danno in testa quelli del TSO per metterti a posto dentro l'ambulanza. Oddio mio. Mi Allora, piacerebbe. E niente, volevo dire. Queste piramidi qui ho iniziato a costruirle nel 2020 quando ho fatto un viaggio in Egitto per creare il documentario Piramidi. Io mi trovavo in Egitto quando è scoppiata tutta sta manfrina qui e da lì ho avuto un'illuminazione, però non vorrei parlarne di questa cosa qua, un po' personale, però comunque lì ho deciso di costruire queste piramidi qua. Faccela vedere, bene. Oh, mettila davanti, bravo. Bravo, Mentre metti. camminavo sulla piana di Giza, tra Cheope e Kefren e Micerino, sotto il sole, sono stato illuminato un po' come sulla via di Damasco, dove mi Damasco, sono sì. arrivate delle informazioni e ho detto: io voglio la piramide, me la voglio costruire. L'ho costruita seguendo le misure di Cheope, quindi seguendo la sezione aurea e rispettando delle altezze. Poi mi sono accorto che non serve a niente perché è proprio la forma a piramide ad essere accumulatore di energia. E l'ho fatta in questo modo, mettendo un cristallo di Di rocca, rocca, che è questo, sì, bello, ok? bello, Che è sì. uno delle pietre più forti che ci sono, Sì. perché racchiude tutte le potenzialità, ed è posta poi al punto centrale, perché il centro della piramide non è qua, è a un terzo dell'altezza, ok? In geometria si studia come trovare il centro della piramide. E io le ho fatte così per istinto. Ultimamente io ho letto un libro che si chiama Il potere della forma. Sì. Sì. Ho trovato tutte le conferme e praticamente che questa piramide costruita in questo modo è una bomba, ma io non lo sapevo. Prima l'ho costruita e poi ho trovato le conferme in Sì, questo libro qua, ragazzi, ve lo consiglio eccolo qua, tanto. eccolo Ah, qua. eccolo qua. Ah, ce l'hai già. È bellissimo, cioè, io leggevo e dicevo, adesso magari c'è scritto che le piramidi non servono a niente, le hai fatte male, invece no, la piramide di rame è una potenza allucinante. Addirittura hanno fatto degli esperimenti
Willem Brake, ma anche Victor Schauberger e altri scienziati, in camere oscure o in camere a nebbia con dei dispositivi, hanno visto che in cima alla piramide, esattamente qua, praticamente esce una spirale, c'è una spirale di energia che esce, ok? Io per quello che non metto il cappello nelle piramidi, perché ho creato in modo tale che l'energia andasse in basso, ma girasse anche sopra, creando un'energia toroidale. Un toroide che cos'è? È un'energia che si autosostiene e autoalimenta, tutta intorno alla piramide. Infatti le persone che se la mettono sul comodino, che soffrono di insonnia, mi dicono che riescono a dormire meglio anche. E i feedback positivi me li stanno dando le persone che ricevono la mia piramide. Ma io le ho fatte così per istinto, eh. Mi piaceva la forma a livello estetico, poi pian piano ho scoperto che ha delle proprietà energetiche incredibili, perché l'etere, quando entra nella piramide, praticamente trova la sua potenza massima nell'intersezione, alla base della piramide. Qua comincia a girare e esplode verso il centro, che c'è un'altra intersezione di quattro, diciamo, paletti. L'intersezione che crea, diciamo, poi l'energia eterica. È incredibile, gli egiziani lo sapevano, eh? Cioè le persone che hanno costruito quelle piramidi, non so se gli egiziani o qualcuno prima, Sì. però se sarebbe da aprire un altro Senti, capitolo vabbè, un'amica incredibile. mi chiede sono, Però di che materiale sono le questo volevo dirti, piramidi? Francesco. Sì. Ma non mi sentite più? Aspetta, Sì, ti sentiamo. No, ti sentiamo eh. bene. Ah, no, mi era caduto l'auricolare. No, ma la cosa interessante è che nella mia vita è capitato molte volte di fare delle cose e poi andare a leggere libri che mi confermavano di aver fatto la cosa giusta. C'è un percorso un po' al contrario. È bellissimo questo, eh. Mi piace questa cosa qua. Sì. Perché vi giuro, io sto libro qua l'ho letto, sapete quando? Una settimana fa. Questo qua, e dice tutte le cose che io ormai faccio da 2 anni, no? È bello, è bellissimo. Senti Alex, scusami, chiedono di che naturalmente l'hai già detto, quella piramide è di rame, ma li fai anche di altri tipi di materiali o solo di rame? Allora, no, io le faccio solo di rame perché mi piace il rame, poi ho letto che comunque il rame, a differenza di altri metalli, riesce ad accumulare meglio, a trattenere, a tirare meglio l'energia e a scaricarla. Le faccio di rame perché mi piacciono, ma vi assicuro, voi potreste farla anche di carta o di legno, è proprio la forma a piramide, ok? Che ha questa potenzialità. È la forma. Addirittura adesso sto sperimentando di attaccare in tutti i punti della piramide del neodimio, che è un super magnete, Sì. ok? Per potenziare ancora di più l'energia. Neodimio. Infatti, le prossime che farò, attaccherò il neodimio, ma secondo me comunque non serve, non serve, lo farò, vedrò, sperimenterò. Addirittura io sotto le piramidi metto la lametta del rasoio. Io è un anno che mi faccio la barba con quella lametta. Sì, viene sempre Perché? riaffilata, sì, certo. Ma guarda, sì, ma l'ho provata, Francesco. Io mi faccio il rasoio un po' alla vecchia maniera, col pennello e il rasoio intercambiabile, no? Io tolgo la lametta e la lascio mezz'ora sotto la piramide da un anno. Stamattina mi sono fatto la barba, penso di non essermi tagliato ancora. Perché? E qui, questo l'ho letto, anche nei libri di Gustavo Roll, di un Sì. altro saggista che ha parlato di Gustavo Roll, parlava dello Z al centro della Sì, piramide, e questa certo. proprietà di limare i coltelli. Io penso che sia questo vorticare di energia eterica, lima i metalli, non lo so, però funziona. Anche qui non è che lo posso sperimentare, no? Se stiamo al modello scientifico. Io mi faccio la barba e non ho ancora comprato il rasoio. Poi quando mi vedrete sanguinolento vuol dire che magari non funziona più. magari quella giornata non facciamo le live. Esatto. E Va niente, bene. tutto qui. Però è così. Però è bello trasmettere questa cosa ai bambini. Dobbiamo iniziare a trasmettere queste conoscenze ai bambini Sì. perché non c'è più tempo. Abbiamo poco tempo, ragazzi. Quindi qua bisogna un po' correre. Io cosa ho fatto? Vi do questa una mano. Vi ho organizzato un po' i puntini, ve li ho numerati. Un percorso che ho fatto io in 10 anni. Voi avete la possibilità adesso di andare. Ma chi è questo William Rake? Questo Schauberger? Questo Ighina? Chi è? E collegare un po' il tutto. E avete visto che nel discorso di stasera sembra un po' confusionario, ma è tutto collegato. È collegato in una maniera incredibile. Quindi è Sì. bello unire puntini, eh? Così. Allora,
Diciamo subito che in descrizione a questo video troverete tutti i riferimenti per contattare Alex. Io li ho messi tutti i canali Telegram, Instagram, Facebook, YouTube. Su Instagram c'è anche uno shop, mi pare, rispetto a queste costruzioni che tu fai di piramidi, no? Scusami, non ho Su capito. Instagram hai anche uno shop rispetto alle Sì, cose lo per... sto Sì, per... costruendo così. Sì, va bene, no, perché qualcuno ha chiesto se, dove possono comprare queste piramidi che fai, insomma. Quindi lo stavo leggendo qua nella chat. Insomma, in Le ho descrizione ci messe su sono... eBay, le ho messe, diciamo. Anche su eBay, sì. C'ho tutto, c'è tutto, è tutto messo in descrizione. Quindi se andate trovate tutti i riferimenti per contattare Alex, trovarlo, insomma, Sì, approfondire però quelli... una cosa importante, la piramide non è che la vendo così, io quando la vendo voglio parlare con la persona, quindi poi magari se mi contatta su Telegram mi piace poi interagire, non è proprio una cosa così che ti do il prodotto, io voglio parlare con la persona, anche perché Certo. tante volte quando le faccio io penso alla persona, mi sono creato un laboratorio e diciamo che penso alla persona, diciamo, sono strutture e manufatti artigianali, però energetici, anche perché li faccio con le mie mani e poi perché penso alla persona, quindi voglio avere un contatto con la persona, è molto importante. Sì. Samantha, qualche altra cosa che avevi messo da parte per chiedere ad Alex? Ah, 1 milione, io gli Dai. strappo la promessa di ritornare? Sì, certo. Fra 2 anni. No, volevo far notare a tutti una cosa che sarà saltata non agli occhi, ma alle vostre anime. Io Alex lo sento spesso perché mi appassionano moltissimo le sue ricerche e tutte le volte che sento quest'anima è errante. Alex, dove sei? Sto andando nel bosco a raccogliere l'acqua nel pozzo. Sto facendo il sapone con una saponaia, il sapone di Marsiglia. Secondo me, la cosa bella di questa persona che ci dà questo insegnamento, e come ti dicevo all'inizio, la sua descrizione Into the Wild, io penso che lui, come ti ha detto, io faccio le cose, ho l'intuizione dall'universo, dall'etere, da ciò in cui siamo immersi, e poi trovo nella scienza le risposte di quello che ho intuito. Cioè, lui è un esempio chiaro, pragmatico, di una persona che vive in connessione e come vivendo in questo modo, senza stravolgere tanto la sua vita, perché non è che è Robinson Crusoe che è andato sull'isola deserta, si è semplicemente un po' estraniato dalla città, ha iniziato a vivere in un modo diverso, ma tutti questi piccoli accorgimenti gli hanno permesso di entrare dentro se stesso, come ha detto lui, la sua antenna di sintonizzarla bene e di ricevere tutte queste informazioni, come vedi poi che sono volte al pratico. Allora, l'ultima domanda è quella sulle piramidi, perché io come te ho questo grande amore per l'Egitto e tu hai detto bene, molto probabilmente le piramidi non sono state costruite dagli egiziani come ci insegna Piero Angela o le maestre con le carrucole e gli schiavi, quelle cose che diventano un po' grottesche e ridicole alla luce delle nostre conoscenze. Mi piacerebbe che tu cercassi di dire in poco tempo, con la promessa di ritrovarci, chi secondo te ha costruito le piramidi e a cosa realmente servivano? Cioè, sono connesse queste due domande, capisci, Alex? A Ok, te. cerco di... Allora, chi? Non posso dirtelo perché non posso saperlo, posso fare delle ipotesi, Samantha. Io mi piace Le ha stare un po' sul costruite Zaki fatto. Awas. Scusami? Le ha costruite Zaki Awas. Esatto. No, non lo posso, non posso saperlo chi le ha costruite. Sicuramente non sono state costruite come ci viene descritto a scuola, ok? Io anche per quello non posso più tornare a insegnare, perché anche ultimamente quando insegnavo gli Egizi di 5.000 anni fa, i ragazzini, i bambini, non ce la facevo più, mi ribolleva il sangue, perché non posso più mentire ai ragazzini, non me la sento più di mentire ai bambini, mi dispiace. Quelle piramidi le hanno costruite, secondo me e secondo altre persone, sul posto con delle mescole e degli stampi. Sicuramente non sono state, mamma mia, per carità, questo è proprio il mainstream, cioè Voyager. Cioè, sono 30 anni che ci fanno vedere le piramidi e Tutankhamon, e non ci dicono niente, non ci dicono nulla queste persone qua, non ci dicono nulla, hai capito? Comunque ti stavo dicendo, Samantha, secondo gli studi e anche la logica, non sono stati gli egiziani che a 800 km hanno portato dei
delle pietre di 800 tonnellate con le carrucole, poi hanno chiamato 8.000 scalpellini, hanno no, le hanno, eccoli qua, che belli, bravo Francesco, mi fai morire, guarda. Questa è disinformazione, ragazzi, questa è informazione mainstream, ok? Tutti noi siamo stati abituati a questo, a quello che ci dicevano a scuola e alla sera sul divano a queste cose che non ti dicono nulla, ti fanno... Ogni tanto fanno un po' i complottisti, ma poi ritornano dalla finestra alla vecchia scienza e spiegazione. Le piramidi le hanno fatte sul posto con degli stampi e delle mescole, ok? È molto più logico. Così le hanno fatte. Punto, Samantha. E c'è un bellissimo mio documentario che per farlo sono andato in Egitto. Tra l'altro non mi facevano neanche più tornare indietro perché è stato un'odissea quel viaggio, quel video là. Perché sono tornato, ero l'unico uomo a Fiumicino, in stazione centrale, in una situazione incredibile. Io ero lì a fare queste riprese qua perché volevo toccare con mano delle ricerche fatte anche da altri ragazzi. E le hanno fatte sul posto, ragazzi, con delle mescole, le carrucole, tutte quelle cose lì, non c'entra niente, ok? Le hanno fatte in modo semplice e naturale, perché secondo me la verità è molto bella, esteticamente bella e semplice. Dove si complica è perché si vuole mentire, ok? Però E a ai cosa bambini. servivano? Ah, sono antenne A cosa? quelle sono antenne, quelle sono antenne, ragazzi. Pronto? Sì, ti Su sentiamo, ti quelle lì, sentiamo. ma non volevo, perché io penso che gli ascoltatori ormai lo sanno, quindi non voglio ripetere, non voglio dire cose già che si conoscono, ma sono comunque antenne quelle lì, eh. Sotto c'è dell'acqua. Probabilmente la punta delle piramidi sono le estremità di obelischi che continuano sotto. Ve la butto lì così, va? Provate a immaginare la punta di obelischi e che sotto continuano, ok? Addirittura il sistema, nelle piramidi, queste che faccio io, hanno notato anche che un uccellino morto così mummifica all'interno della piramide. Cosa succede? L'energia eterica risucchia l'umidità e mummifica una prugna, un'albicocca o anche un animale morto all'interno della piramide. Allora lì vi viene da pensare che è vero che usavano anche queste strutture, non erano tombe come il mainstream ci offre, ma le No, usavano che anche non per erano mummificare. tombe è sicuro. Però No. mummificavano, usavano anche in determinati punti della piramide, mettevano i corpi e si mummificavano proprio per l'energia che entrava nelle piramidi, ok? Erano dispositivi questi qua, non lo so, le macchine della madre terra, erano le centrali più potenti rispetto alle basiliche di cui ho parlato prima, dove lì accumulavano l'energia della Madonna. Poi anche lì, attenzione ragazzi, quando poi si passa a tutta la discussione aliena. Anche lì bisogna fare attenzione col discorso alieno, perché disorienta molto, disorienta molto, Sì. disorienta molto. E non voglio dire che ci sono sicuramente, ma quando la scienza non sa più come spiegare delle cose, inizia con la supercazzola di guardare in alto. No, magari bisogna guardare ai lati, magari arrivano dai lati o da sotto, ma basta guardare in alto. Sì, guardiamo in alto però con un altro sguardo. Quindi tante volte... Il complottismo poi, cioè la versione ufficiale della costruzione delle piramidi, sfocia poi nella cosa degli alieni. No, 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 è molto più semplice la faccenda. Secondo me, le hanno costruite antiche civiltà che avevano delle capacità Senti, ma incredibili, secondo me. dentro hai fatto riferimento a questo tempo, non tempo, insomma, che ci hanno ingannato questi 1.000 anni, ce l'hanno tolti in qualche maniera. Io ho visto nei tuoi lavori questa civiltà di Tartaria, no? Noi abbiamo sempre parlato della civiltà di Atlantide, sappiamo Mu, sappiamo Arborea. Questa Tartaria invece è un po' meno menzionata. Puoi aggiungere qualche ulteriore particolare? Che poi probabilmente si collegano perché una teoria non esclude l'altra. Magari Sì. parliamo della stessa civiltà e qualcuno li mette il vestito atlantideo, Sì. iperborico o tartarico. Comunque, questa grande civiltà che si esplica un po' nel territorio russo, non a caso, che i russi hanno una testa incredibile, ragazzi. È proprio veramente sono. Poi c'è Attenta a anche cosa da dici, se pensare. no poi ti
No, chiaro, certo, attenzione. ti prendono per filo putiniano e potresti finire nell'elenco dei prescritti, attento. Sì, bastano pure altre liste nere e sono a posto, tanto sono in cima a tutte. Sono. No, però comunque c'è questa civiltà che si chiama Tartaria, e dove c'erano delle civiltà veramente, vivevano in sintonia con tutto quanto e riuscivano a manipolare e a maneggiare queste energie eteriche, come noi non possiamo neanche immaginare, non possiamo neanche immaginare, ragazzi. Solo che non si può dire che una civiltà precedente fosse più evoluta della nostra, Francesco. È Certo, ma impossibile, perché uno in rete potrebbe dire: ma è possibile, ma per quale motivo? Per quale motivo? Perché se tu controlli il passato, controlla il futuro, e chi controlla il presente controlla il passato. Se tu mi vieni a dire che prima di me la linea temporale evoluzionistica viene a mancare perché ce n'era una che era più elevata di noi, decade tutto il concetto evoluzionistico di Darwin, e insieme a Darwin cade tutto il concetto certo. eocentrico, che si abbracciano le Sì. No, teorie eocentriche ma di Big vedrai, Bang, allora, quella è questione di qualche si anno. Secondo abbracciano. me non, cioè, da questo punto di Scusa? vista, secondo me è Non ho questione di capito. qualche anno. Sì, perché non hai gli auricolari messi bene. Al Ok. contrario, al contrario, al contrario. Gira al contrario, che sei. Gira al contrario la telecamera, sei fuori centro. Vedi, guarda. Ok. Gira al contrario la telecamera, ancora no, dall'altra parte, ancora un po', ancora un Ah, po'. ma mi posso spostare io? Esatto, bravo, così, perfetto, benissimo così, stai così, fermo che sei centrato, Stavi bravo. dicendo, scusa? Che insomma, la teoria di Darwin non reggerà ancora per qualche anno, per molti anni, questo ve lo posso garantire. State a vedere come da qua a breve comunque dovremmo riformulare tutto il processo di evoluzione, perché, no, o meglio, per quello che riguarda l'uomo, perché le teorie di Darwin sono applicate e funzionano bene al mondo animale, non funzionano per nulla sull'essere umano. Ma questo già i Bravo. colleghi di Darwin al suo tempo lo dicevano, quindi non stiamo Sì, dicendo niente ma tantissimi. di nuovo. Hanno trovato Certo. delle discrepanze proprio a livello anche Assolutamente. geologico e tutto quanto. Beh, Assolutamente. comunque, per quello che si mente sul passato, ok? Ammettere che c'è stata una civiltà più evoluta, viene giù tutto. Questo paradigma evoluzionistico e eliocentrico di Big Bang devono stare insieme. Quindi deve continuare sta linea dove noi siamo migliori di quelli del passato. È una bugia. No, no, ma È questo, una ma noi sul bugia. canale ne abbiamo parlato fino a 6 civiltà precedenti a questa, no? Benissimo, perfetto. Quindi figurati qua, no, 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 non abbiamo dubbi da questo punto di vista. Va bene, allora io direi, non lo so se ci sono delle altre curiosità, Samantha, se hai di qualche altro approfondimento da fare, dimmi tu. No, Samantha, penso di no. Guarda, guarda Francesco, io penso che per questa sera abbiamo Sì. veramente fatto intravedere le potenzialità di Alex, Sì. strappandogli la promessa di tornare. E faremo magari tutto un bel lavoro sull'Egitto, ma di quelli dove si inizia dalla lettera A e lo si fa corposo perché merita. Sì, Francesco. naturalmente avevamo ancora tanto materiale da far vedere, ma sono d'accordo con te. Meglio non. Sempre se Alex ci farà, insomma, il piacere e la cortesia di ritornare per essere ospite del nostro format, che era tanto, tanto in ansia, ma. Rispetto alla serata gli ho detto, guarda che sei tra amici, cioè non ti preoccupare, noi siamo un canale, lo dichiariamo, siamo un canale di complottisti, vogliamo essere chiamati complottisti, punto e basta, a noi ci piace così, punto. Chi non gli piace, Ok. da un'altra parte. Ah, tra l'altro volevo dire una cosa, se vedete casualmente ogni tanto comparire una rivista, non prendo soldi, non sto facendo pubblicità, è solo per amore della conoscenza che ogni tanto faccio passare qualche messaggio subliminale. Se non ve ne siete accorti, dico, se ogni tanto vedete qualche rivista per caso, non è che sto prendendo soldi, non prendo soldi, io non lo faccio per fare sponsor a nessuno, lo faccio solo per amore della conoscenza e per far passare qualche messaggio in più a chi ancora la testa ce l'ha dura. Ok? Va bene, Va bene, allora. allora io vi ringrazio veramente per questa opportunità. Sì, non è che ero in ansia, però siccome non è che raccontavo cose un po' strane, era difficile trovare il modo di poterle esprimere al No, no, meglio. no, ma Spero di figurati. esserci Allora, guarda, riuscito. facciamo una cosa prima di abbandonare. Allora, diciamo la serata, vediamo se abbiamo qualche domanda che ci arriva dai nostri amici da casa. Sì, no, Oddio. no, no. No, dicevo, Ah, ecco, per ecco. esempio, questa qui. Perché la tieni col fazzoletto la piramide Max che non la prendi con le mani? Alex, Alex, scusami.
Sì, no, no, la prendo con le mani, sai perché? Perché l'ho lucidata, no? L'ho lucidata e non voglio lasciare le macchie sopra, Sì, ok? Perché si ossida molto spesso, si ossida subito. certo. Siccome le ho appena lucidate, la prendo col fazzoletto, non perché, ma manda energie, ok? Sì. La prendo Senti, qualcuno solo per chiede, quello. tieni dei corsi? Io no, no, non tengo dei corsi, però Organizzati. magari in futuro. Le organizzo, vorrei organizzare una conferenza a Milano su questa, diciamo, tipo questa intervista qua, mi piacerebbe tanto Ok. parlare di queste cose qua. Qualcuno chiede, grazie, domanda, cos'è la cosiddetta coperta organica e a cosa serve? Se la conosci, naturalmente. Sì, l'ho sentita, è praticamente una coperta fatta con lana di agnello e aspetta, Non mi ricordo bene i materiali, però l'ho sentita anch'io e l'ho letta anche nel libro, però adesso non posso dirtela, raccontarti bene, però so che esiste questa coperta, anzi, addirittura noi dovremmo vestirci con materiali naturali, cotone, lino, canapa, poca roba sintetica, ok? Assolutamente, ci vuole roba naturale perché il materiale organico va in sintonia con l'etere e l'energia organica, addirittura gli antichi avevano dei cappelli, dei vestiti, vi ricordate nelle immagini? Quelle non erano solo a scopo estetico, no, no, Sì. quelli trattenevano energia con i loro cappelli, Sì. con le Sì, loro armature, ok? Però assolutamente. più si è naturali, meglio è, ragazzi, eh? Meglio andare in giro nudi, saremmo proprio delle antenne organiche bellissime proprio. No, è vero, Allora, è vero, certo. una foglia, va bene. Sentite, prima di salutarci, ho una curiosità perché prima di partire con questa live, naturalmente i tanti amici mi sottopongono all'attenzione delle notizie che hanno quasi del paradossale. Così, giusto per non dobbiamo approfondire l'argomento, però non so se avete sentito che il ministro della salute tedesco ha sostanzialmente chiesto di fare diciamo delle. No, non de delle prove, insomma, de de degli esercizi di protezione civile, insomma, per quello che riguarda una possibile contaminazione da vaiolo da morso da leopardo. Ah, bene. Ora io mi Perfetto. chiedo, scusa, ma se ti morde un leopardo, ti preoccupi del vaiolo? Sì, infatti, Ti preoccupi veramente. del vaiolo? È assurda sta cosa, è una pazzia totale. Ma guarda. Stiamo dentro un meccanismo che sta veramente perdendo i riferimenti di qualsiasi cosa che abbia anche una pur minima traccia di sensatezza. Bravo. Esatto, Francesco. Io, Sì. ma Francesco, se mi consenti, riagganciandomi a quello che diceva Alex del Great Reset, perché alcune persone, ribadisco, chi si è salvato, chi si è sintonizzato sulla frequenza giusta, se tu ti fai ipnotizzare a bocchi alla Sì. loro frequenza di paura e di terrore, di oddio, io non conto nulla, loro dicono cosa devo fare, la nuova pandemia, eccetera, basta, sei morto. Capito? Sei letteralmente morto, sei bruciato. Esatto. Ecco. Sì, Volevo infatti. aggiungere una cosa che mi è mancata, Francesco, poi vi Vai. lascio, va Sì. bene? Sì, Allora, certo. è molto importante questa cosa qua. Molti si sono risvegliati questi ultimi 2 anni perché è arrivata la campanata di Hemingway, quindi gli Sì. Sì. ultimi si sono svegliati in questi 2 anni, ok? E hanno capito, e parlo a questa gente qua, che praticamente ci hanno mentito su tutto, quindi organi di stampa, giornali, politici. Ora, quello che vi dico io, questo modus operandi lo dovete applicare a 10 anni fa, a 50 anni fa, fino a 600 anni fa. Non è che prima erano onesti, hanno sempre fatto così. Sono sempre le 5-6 famiglie che per linea di sangue continuano fino ai giorni d'oggi. Quindi se voi avete capito che in questi 2 anni ci hanno mentito, volgete lo sguardo al passato e hanno fatto la stessa cosa. Hanno fatto la stessa cosa, ok? Quindi lo studente che adesso all'università racconta delle cose di storia così, non si sa bene, sarà bravo, prenderà 30, ma probabilmente si è studiato una marea di bugie. Così che lo studente che nel 2050, se loro dovessero vincere, e uno studente di storia contemporanea si mette a discutere la tesi, prenderà 30, ma racconterà la narrativa che i giornali di adesso stanno creando a livello storico. Quindi lui studierà una storia completamente corrotta, che è quella
che noi stiamo vivendo in questi 2 anni, perché la storia poi si aggrappa a che cosa? Ai giornali, a quello che succede. Avete visto cosa è successo in questi 2 anni? Ecco bene, lo studente del 2050 racconterà di questo periodo, ma racconterà una marea di bugie. La stessa cosa, lo studente di oggi ci sta raccontando una marea di bugie del passato. Non Sì. No, voglio esasperare, no, ma no, no. purtroppo è così, ragazzi. Sì. Ho finito. Ipotesi di lavoro, e se hai detto chi si è svegliato negli ultimi 2 anni, e che fine fanno quelli che non si sono svegliati? Quelli poverini, io li lascio andare. Ormai la forbice è troppo ampia, non si possono più recuperare. Cioè, fino a 2 anni fa potevi tornare indietro e fare il saltino, entrare. E adesso la forbice è troppo ampia, loro hanno deciso di andare da quella parte. Si creeranno 2 mondi paralleli. Mi È dispiace. una È così. speciazione, È una sì, speciazione, è sì. una È speciazione. È così. Che assolutamente non una vuol dire che noi siamo speciazione. meglio di altri o di loro, semplicemente siamo frequenze e vibriamo in modo diverso, un po' come sul pentagramma c'è la nota Do e la nota Sol, non è che una è meglio dell'altra, però non è che il Mi può andare dal Sol e viceversa, ognuno deve vibrare nella propria frequenza. Punto. Quindi io non sto dicendo di essere meglio, però so di vibrare a una frequenza diversa da uno che corre nel bosco con la mascherina il 20 maggio, per esempio. Penso, ma Sì. non è che lo giudico, però sono diverso. Aspettando chi farà il bagno al mare con la mascherina il 20 luglio. E su questo, ragazzi, vi abbraccio, vi ringrazio. Grazie Samantha, come al solito, per averci regalato un'altra serata con un ospite interessantissimo. Grazie a Alex, che abbiamo già, Grazie a voi. come dire, anche da richiesta da parte degli amici del canale, precettato per un'altra puntata. Poi ti metterai Grazie. d'accordo con Samantha, il calendario, ma tanto lei mi chiama lo stesso. Gli ho fatto l'accesso al calendario per fissarsi in autonomia gli appuntamenti. Gli ho detto: guarda, non devi mi chiami, qua c'è il calendario, hai l'accesso, ti trovi un giorno libero, te li fissi da solo e poi niente. Mi chiama sempre, mi dice: Francesco, quando possiamo fare la diretta? Quindi ti senti con Alex e poi insomma la fisso io sul calendario. Vi Va abbraccio, bene. grazie, grazie, gentilissimi. Francesco, posso Sì. lasciarvi con una frase? Sono Certo, antica, lo allora sai che sono andiamo, antica, andiamo, Samantha? andiamo ai saluti finali. Prima Samantha, vai Samantha. Grazie, grazie di cuore. Bene, Alex, a te i saluti finali. Grazie a tutti e vi lascio con questa frase. L'occhio vede quando la mente è pronta. Pensateci. E Benissimo, su questa frase grazie a te, torniamo Francesco. a bomba con quello che è il nostro grido di battaglia, sempre e comunque in queste serate, più che mai valido: siate guerrieri e restate guardinghi, sempre. Ciao, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi. Non so perché la sigla fa sempre ritardo.